prega di restare in silenzio. Qui vogliamo soluzioni per Giuliano e ve lo dico soprattutto da cittadina giulianese. Adesso però eh, conosciamo meglio quelli che sono i quattro candidati alla carica di sindaco di Giuliano in questa breve clip. Nicola Pirozzi, 48 anni, commercialista e docente, sposato, ha una figlia, consigliere metropolitano uscente, due grandi passioni, la politica e l'estate. Per lui a Giuliano è tempo dell'imperativo, si deve. Passiamo al secondo candidato. Giornalista e funzionario regionale. Il suo più grande pregio è anche il più grande difetto: testardo come un mulo. Sindaco uscente vuole continuare la sua sfida per Giuliano. E adesso è il terzo che è Arianna Organo. Arianna Organo, 48 anni, veterinaria, mamma di tre figli, unica donna in corsa, ma la lotta dura non le fa paura. Per lei è ora che il potere torni al popolo. E adesso l'ultimo dei quattro candidati, Giuseppe Pietro Maisto. Giuseppe Pietro Maisto. 54 anni, imprenditore e medico, sposato, ha tre figlie, già consigliere regionale, figlio d'arte, suo padre è stato sindaco della città. Per Giuliano vuole una rivoluzione cortese. E questi sono dunque i quattro aspiranti sindaco della città di Giuliano. Abbiamo raccolto molto eh, brevemente le informazioni essenziali e qualche eh, curiosità che conosciamo appunto dei quattro candidati sindaco. Adesso però vi dirò le regole di questo confronto: eh, ci sono stesse domande per tutti, stesso tempo per rispondere. Per alcune domande saranno due i minuti, per altre invece eh, 30 secondi. Due le possibilità di replica per ognuno di voi, quindi giocatevele bene. E un appello finale. Um, L'ordine di risposta dei quattro candidati lo abbiamo sorteggiato prima di uh, iniziare ed è quello che insomma avete visto nella presentazione uh, dei quattro candidati. Vi ricordo che come sempre siamo in diretta oltre che in tv anche sui nostri uh, social network e proprio su Facebook tramite un sondaggio potete anche votare chi vi sta convincendo eh, di più sulla nostra pagina Facebook di eh, Teleclub Italia dove potete anche commentare con l'hashtag confronto teleclub. Ricordo che ovviamente votare a questo sondaggio su Facebook è una semplice manifestazione di interesse e non un sondaggio. Prima però di passare a quello che è il confronto fra i quattro candidati e dunque entrare nel vivo della trasmissione e capire quali sono le soluzioni che i quattro hanno per la terza città della Campania. Una brevissima pausa eh, pubblicitaria e poi torniamo nuovamente qui in diretta per il confronto fra i candidati sindaco di Giuliano. Cari campani, cari concittadini, per chi non mi conoscesse mi chiamo Antonio Iosef Pennacchio e sono candidato al Consiglio regionale della Campania nelle file del Movimento 5 Stelle. Il prossimo 20 e 21 settembre siamo chiamati tutti a un impegno importante. Vi invito a votare per il Movimento 5 Stelle, vi invito a votare per me per avere una rappresentanza nell'area nord di Napoli che viva e soprattutto combatta in maniera viscerale per questo territorio che da troppi anni ha già dato. Venerdì ci vediamo qui in piazza Grammici per chiudere la campagna elettorale. Alla del nostro ministro degli esteri Luigi Di Maio e della nostra candidata alla presidenza Valeria Ciarambino. 20 e 21 settembre, scheda arancione, Movimento 5 Stelle, scrivi Pennacchio. È tempo di lavoro vero per i giovani. È tempo di città sicure. È tempo di trasporti senza ritardi. È tempo di una sanità senza attese. È tempo di dare voce a chi non ne ha. È tempo di fare grande la campagna, è tempo di cambiare. Novità, coerenza e appartenenza. Novità perché sono uno dei tre nomi nuovi della lista del PD al, al Collegio Regionale. Coerenza perché sono sempre stato candidato nella, prima nella file del PDS e poi DS e oggi Partito Democratico. Appartenenza perché appartengo a questo territorio, ho sempre vissuto qui e qui continuerò a vivere. Molti prevedono un calo significativo dell'affluenza al voto. Il mio appello è innanzitutto a votare. Votate e portate la gente a votare. Il 20 e il 21 settembre, scheda arancione, vota De Luca Presidente, barra il simbolo del Partito Democratico e scrivi porcaro. Giovanni è uno di quelli che vedi camminare per strada sempre a testa alta che immagina il progresso e ne vede già i frutti. E grazie a lui che ancora oggi è possibile cambiare. Tutto quello che dice profuma di giustizia e lealtà. Perché ha un cuore grande così. Ha sempre difeso la nostra terra. Si è sempre battuto per gli ultimi. Infaticabile, di quelli che non si fermano mai, di quelli che la giornata dura 25 ore. So che è diverso, vede oltre. Io lo conosco, di Giovanni ti puoi fidare. Perché lui è sempre dalla parte giusta. La tua, la tua, la tua. Eccoci, ben ritrovati, entriamo subito nel vivo di questo confronto televisivo fra i quattro candidati sindaco della città di Giuliano in Campania. Partiamo subito con la prima domanda, il primo grande tema di questa uh, città e vi leggo la domanda che sarà, come vi dicevo, uguale per tutti. Quello che tutti i cittadini chiedono a gran voce è una cosa sola, fermare i roghi. Tossici. Lei se fosse eletto Sindaco di Giuliano che cosa farebbe per contrastare il fenomeno? Iniziamo sì. con Nicola Pirozzi, due minuti a disposizione. Sì, grazie. Eh, allora, questo è un fenomeno che ormai eh, attanaglia la città da diversi anni. Un problema atavico che eh, è stato affrontato negli ultimi con grande eh, superficialità. Occorre, secondo me, un eh, confronto costante ed istituzionale tra Comune di Giuliano, Regione Campania e Governo nazionale. Ormai è diventata un'emergenza nazionale quella dei roghi, dove occorre, ehm, noi abbiamo pensato un'idea oltre diciamo, all'assessore all'ambiente, ma con una delega specifica ai roghi tossici. Quindi occorre innanzitutto partire da già come è iniziato il Governo nazionale la eh, mappatura dei siti inquinanti sul territorio di Giuliana, abbiamo iniziato eh, sabato scorso 11 siti, tra cui anche una a Via Felice dove eh, l'ho visto eh, visu e poi eh, il passaggio, grazie all'emendamento della senatrice Castellona, da eh, sito di interesse eh, regionale a sito di interesse nazionale. Occorre poi un controllo capillare del territorio, eh, noi chiederemo diciamo, con grande forza, domani viene... Lorenzo Guerini a Giuliano, la militarizzazione del territorio, lo chiedo con forza, lo chiederò domani al Ministro della Difesa, perché nelle mode dell'organizzazione della macchina amministrativa occorre subito militarizzare il territorio, perché sappiamo le carenze organiche del Comune di Giuliano e quindi lo Stato deve intervenire con forza con i militari sul territorio. E poi vabbè, tutte le classiche operazioni di controllo con i droni, con il controllo anche del eh, territorio mediante la videosorveglianza, quindi un controllo capillare del territorio. Ma credo che eh, inizialmente occorre la militarizzazione del territorio così da poter garantire e mettere in sicurezza la città. Bene, grazie mille a Nicola Pirozzi e adesso il secondo a rispondere è Antonio Pozzillo. Prego. Io credo che eh, la militarizzazione del territorio sia qualcosa che, da un lato, sia qualcosa che già c'è, perché ne abbiamo una serie di pattuglie dell'esercito, eh, e che è utile, ma è utile in una maniera molto limitata perché se non si cambiano le regole di ingaggio, se non si danno poteri di PG alle pattuglie dell'esercito. Fanno le belle statuine e possono soltanto guardare i camioncini che vanno avanti e indietro, aspettando la pattuglia dei vigili urbani, della polizia, dei carabinieri che chiamano al telefono che arrivi. Ovviamente, per quando arriva la pattuglia, qui le hanno già scaricato tutto. Io credo che ci sia bisogno da parte del governo di decidere di combattere questa battaglia. Le passerelle elettorali lasciano il tempo che trovano. Guerini, eh, eh, Costa ne ha fatta una. Aspettavamo risposte da Costa da due anni e ancora non sono arrivate. Io mi auguro che il governo si decida a fare una cosa, a dedicare una forza per il controllo del territorio. L'anno scorso avevamo chiesto a Costa e al ministro degli interni, ce n'era un altro, era Salvini lo scorso anno, di istituire a Giuliano un. Un distaccamento dei noi perché ci fosse una presenza costante, c'è bisogno di qualcuno che indaghi le filiere, che segua le filiere sospette. Noi raccogliamo un camion e mezzo di frigoriferi al giorno, raccogliamo 50-70 tonnellate di rifiuti sparsi ogni giorno. Raccogliamo una quantità impressionante di scarti di pelletteria e bisognerà capire da dove arrivano. Poi, non parliamo dei pneumatici. Fin quando lo Stato non si deciderà a combattere questa battaglia, noi continueremo a perderla. Intanto, continueremo a combattere con le forze del comune di Giuliano e quindi a raccogliere con gli uomini della Tecnoservice o come si chiamano? Si chiamano? Allo stesso modo che ha rivinto Tecnoservice per raccogliere 50 o 70 tonnellate al giorno, continueremo con tre vigili scalcagnati a mettere delle telecamerine nascoste, continueremo a implementare una rete di, tele, di telecontrollo, ma alla fine la battaglia sarà persa, fino a quando non, ci si non si deciderà lo Stato a scendere in campo con la medesima forza con cui ha combattuto i contrabbandieri di sigarette o ha combattuto il clan dei casalesi. Questa è una battaglia da vincere e da combattere. Ad oggi siamo rimasti soli. Bene. Grazie mille anche ad Antonio Pozillo. adesso invece la terza a rispondere Arianna Organo, prego. Allora noi è da tempo che parliamo di questo di quest argomento molto scottante che riguarda i nostri territori, ma parliamo anche da prima della campagna elettorale, abbiamo parlato come comitati, abbiamo fatto proposte sia al comune che alla regione, ma anche al ministero. Abbiamo addirittura sotto suggerimento del ministro Costa dato delle indicazioni. L'indicazione sicuramente per un sindaco è... Che non può intervenire da solo, un comune non se la può cavare da solo. Noi abbiamo suggerito nel nostro programma, in base alle esperienze precedenti, in base a tutta una serie di studi e quindi di, di rilievi di, dei, delle problematiche, delle cause di queste problematiche, una task force. Intanto facciamo la differenza tra una task force e una task force e un'emergenza. Qua parlare di emergenza può essere molto pericoloso. Le balle sono depositate a taverna del re in seguito a un'emergenza. Le emergenze fanno scattare anche una, dei decreti che vanno al di là delle leggi, che a volte possono essere penalizzanti per tutto il territorio e per la sanità pubblica. Quindi parliamo di emergenza, ma parliamo di emergenza in maniera strutturale e utile. Una task force sicuramente è necessaria, ma perenne tra il comune con i comuni limitrofi, con la regione e i ministeri dell'interno e dell'ambiente, che intervengano attraverso anche la finanza con un controllo su tutte le aziende del territorio e i loro smaltimenti. Intanto bisognerebbe intervenire a livello governativo con l'introduzione di una nuova legge che ritorni a tracciare i rifiuti che escono dalle aziende, dalle fabbriche, dalle industrie, siano esse legali e illegali e questo andrebbe assolutamente scoperto attraverso un'operazione a tappeto della finanza perché le industrie illegali non solo fanno, contribuiscono ad alimentare il lavoro nero e tutta una serie di problematiche, ma inquinano fortemente l'ambiente. Quindi bisogna sicuramente cercare una collaborazione, un dialogo con queste istituzioni e forzare anche laddove c'è necessità che si venga fatta una forzatura per creare delle nuove leggi. La legge degli ego non è sufficiente. Punisce praticamente chi va a sversare dimenticandosi del mandante. Non si sa se in maniera volontaria o involontaria, fatto sta che ad oggi noi ci ritroviamo con lo stesso problema, se non aggravato, rispetto a 20 anni fa, perché non si è mai messo mano in una maniera decisiva, coerente e corretta. Sicuramente bisogna prima tracciare tutte le aziende del territorio, legali e illegali. Organo il tempo è terminato. Bene. Grazie mille anche ad Arianna Organo. Adesso l'ultimo a rispondere a quella che è la prima domanda di questo confronto è Giuseppe Pietro Maisto. Prego Maisto. Innanzitutto vorrei fare un in bocca al lupo ai miei competitor perché credo che eh, tutti noi ne abbiamo bisogno anche perché andiamo a affrontare i problemi di Giuliano e Giuliano ne ha bisogno di essere rappresentato al meglio. Il problema dei roghi tossici. Io l'ho chiesto e lo ripeto, chiedo anch'io una militarizzazione del territorio. Lo chiedo perché credo che un controllo detta molto eh, dettagliato del nostro territorio possa essere uno dei, det uno dei punti deterrenti affinché i roghi tossici possano essere contrastati. Però, ovviamente, c'è bisogno del controllo della filiera, cioè, noi dobbiamo essere chiari: eh, questi incendi, per come avvengono, arrivano da qualche parte con rifiuti che vengono posti lì. Allora bisogna essere attenti a come si affronta, bisogna creare delle condizioni tali affinché chi vuole sversare su questa parte del territorio debba essere contrastato in ogni modo. Quindi benvengono i militari, benvenga un controllo ancora più deciso e forte e soprattutto andiamo incontro anche a chi deve sversare. Io lo dico con decisione, attenzione, ritorniamo alla fonte, cerchiamo di fare in modo che chi deve sversare deve sversare regolarmente. Quindi creare delle condizioni tali affinché il cittadino si possa sentire tutelato e non andare a sversare in modo eh, dissennato. Beh, ancora 40 secondi, se vuole, a sua disposizione, però se no, pensa di aver concluso qui il discorso me, va, va benissimo. benissimo. Non è detto che li dovete utilizzare tutti i due minuti, perché no, a volte i eh, due minuti sono anche tanti per sì, rispondere sul. solo aggiungere, però. che credo che sia una parte dovuta, che l'ambiente, quindi i luchi tossici, portano a malattie. Quindi bisogna assolutamente. Tenere presente che ambiente vuol dire anche buona sanità, perché è su quello che poi dovremmo combattere, dovremmo battere nel futuro. Beh, lei è medico, quindi insomma chi meglio di lei può eh, capirne al riguardo. Penso che abbiamo iniziato un po' a sciogliere il ghiaccio, perché ovviamente eravamo tutti un po' tesi, forse, di questo inizio eh, di confronto, però. Passiamo subito alla seconda domanda. Eh, da più di 30 anni a Giuliano risiedono in campi ghetto alcune comunità rom. Purtroppo molto spesso questi campi sono teatro di illegalità e gli stessi abitanti, tra cui moltissimi bambini, vivono in condizioni disumane. Questione Rom, che cosa può fare il prossimo sindaco? Il primo a rispondere adesso sarà Antonio Puzzillo. Io credo che il prossimo sindaco possa fare quello che ha fatto quello precedente. Eh, innanzitutto gli toccherà sgomberare, credo, tra metà e fine ottobre il campo abusivo di Via Carrafiello Nord, provando a disciplinare l'esodo per evitare la nascita di nuovi campi abusivi, provando a sostenere con una serie di politiche attive il reinsediamento della comunità rom, ma la questione è che è gestibile il, la questione rom se abbiamo numeri che sono ridotti con i numeri che ha il campo rom di, di via Carrafillo diventa impossibile. Peraltro c'è una serie di vincoli e di, di limiti dati dalla normativa italiana europea che finiscono collegare le mani a, ai sindaci. Il commissario in una recente intervista ha dichiarato su, sui Rom ho fallito, ma fallirà chiunque perché è impossibile da, da gestire. Le uniche, le uni, gli unici strumenti sono quelli di provare a favorire un inserimento sociale di quelle famiglie attraverso l'istruzione ed attraverso la formazione professionale per trovargli un inserimento lavorativo, sostenerli nella ricerca dell'abitazione e provare a fare una, una divisione tra quelli che vogliono inserirsi e vogliono emanciparsi e gli altri. C'è in quelle condizioni una presenza, una sacca di illegalità diffusa che tra l'altro non ha alternativa, diventa un circolo vizioso e continueremo a spostarli avanti e indietro sulla circunvalazione all'infinito, perché i nuovi campi non si possono fare più, insediamenti monoelettrici non se ne possono fare, eh, il sostegno all'abitazione che è l'unico strumento che l'amministrazione ha, anche utilizzando i fondi che la regione ha messo a disposizione diventa qualcosa di molto complicato perché chiaramente c'è un ridotto numero di persone che vogliono affittare le case rom però bisogna, bisognerà creare delle reti sociali utilizzando le associazioni per provare anche a, con il loro sostegno a inserirli e reinserirli intanto c'è una questione che il campo rom di Giuliano con quei numeri non è un problema locale non è un problema che può affrontare un sindaco Tempo è un problema spento. nazionale ed europeo Bene. Grazie mille ad Antonio Pozzello, adesso è il turno di Arianna Organo. Il prossimo sindaco che cosa può fare per risolvere quella che è l'emergenza? Sarebbe, eh, sarebbe utile incominciare a chiarire una cosa, noi non possiamo parlare dei Rom come un oggetto che si sposta e si prende da un posto all'altro come se fosse inanimato. Sono degli esseri umani, sono un'etnia con una cultura, con delle tradizioni, con delle usanze che vanno rispettate. Certo, sono impopolare, bello, la gente lo vuole sentire perché adesso è stata alimentata quella convinzione che è, secondo me è stata anche strumentalizzata la convinzione che il rom è quello, la causa di tutti i mali, è colui che brucia, è colui che serve anche a tanti imprenditori per nascondere le loro nefandezze e dello sversamento abusivo, perché sono imprenditori del nostro territorio che sversano sui nostri territori. Giusto per risparmiare quei quattro soldi, altrimenti andrebbero a smaltire legalmente. Detto questo, io penso che anche per questo motivo, per questa strumentalizzazione, non si va a risolvere la questione di Roma. Forse si vuole coprire qualcosa, forse qualcuno ce la impedisce. Certo sono delle popolazioni, al momento sono a disposizione dei soldi per le comunità che il Comune intende utilizzare per far affittare case ai Rom. Nessun giulianese, nessun gualianese, nessuno affitta case ai Rom. I Rom vogliono comprare delle cascine e andarsene in queste cascine a coltivare le terre. Ciò gli viene impedito dalla Regione e dai Comuni che invece vogliono dirottare questi soldi nelle mani di poche associazioni, sempre le solite come quelle che... Hanno un po' speculato sugli immigrati. Allora basta speculare su, sulle altre etnie e sui soggetti più deboli. Loro hanno delle tradizioni che non sono le nostre. Gli piace vivere in gruppo, gli piace vivere in famiglia. Hanno dei soldi che non sono i nostri, sono della comunità europea e sono destinati esclusivamente a loro. Gli si è dato un modo di vivere come gli piace a loro, coltivando la terra, in, nelle condizioni che preferiscono. Anzi, io aspiro altamente che i Rom se ne vadano via dal nostro territorio perché non vedo l'ora di vedere. Tutti gli imprenditori che fino ad oggi hanno smaltito illegalmente, gli hanno pagato Rom e non Rom per bruciare i rifiuti fuori dai campi, dove li andranno a bruciare e con chi se la prenderà. Io voglio, se dovessi diventare sindaco, non succederà, ma se potessi fare di tutto per farli allontanare dai nostri territori e togliere questo capro espiatorio e vedere che altro si inventano. Il tempo è scaduto, grazie mille ad Arianna Organo, adesso è il turno di Giuseppe Pietro Maisto. Tema affrontato già dalla sua coalizione, questo certo. dei Campi Campirom, che ha messo sul tavolo la Lega già qualche settimana fa. Che cosa può fare il prossimo sindaco? Guardi, io credo che il problema di Roma e Giuliano, sia un problema troppo importante per essere eh, discusso in pochi minuti. Il problema di Roma è uno dei disastri della sinistra che, per un finto buonismo, fanno finta sempre di difendere quello che è una, un disagio sociale noi questo problema dobbiamo affrontarlo affrontarlo con decisione e una volta per tutte tutta questa gente che stanno qui sul nostro territorio non possono più restare in quel modo non esiste noi dobbiamo fare in modo che le condizioni di questa gente, i pochi che rimarranno qui perché eh, eh, dovranno essere pochissimi, noi dobbiamo fare un censimento immediato per far sì da capire realmente di quanta gente noi parliamo di quanti rom parliamo, di quanti ne sono sul nostro territorio chi delinque deve andare via, assolutamente via. Non è possibile più fare in modo da consentire a questi ragazzi e a questi bambini di giocare sull'immondizia e di essere lì considerati veramente in modo, in, in modo osceno. E allora ecco che noi riteniamo opportuno fare in modo che una parte possa essere messa in sicurezza, una parte di loro devono restare qui e devono poter essere considerati tali e devono rispettare le nostre regole, ma gli altri devono andare via. Chi non è, eh, chi delinque non può restare sul nostro territorio, chi delinque deve essere allontanato, noi dobbiamo fare in modo che la regione Campania si assuma la responsabilità di una parte di Roma che devono essere assolutamente indirizzati presso altre zone, presso altre strutture. Questo è un punto chiave, è un punto determinante, un punto focale del nostro programma. Bene. Grazie mille anche a Giuseppe Pietro Maisto, adesso invece è il turno del quarto, e cioè in questo caso Nicola Pirozzi. Tema sì, spinoso un, da affrontare, tema, però tema di cui sicuramente la prossima amministrazione dovrà mettere mano. Un tema spinoso eh, di cui non ci dobbiamo sottrarre l'impegno. Sicuramente la visione è differente rispetto a quella del candidato sindaco Pietro Giuseppe Maestro che abbiamo una visione differente del problema uh, dei Rom uh, è un'emergenza di carattere nazionale su questo convengo sicuramente però occorre una sinergia tra comune regione Campania e governo nazionale uh, però mh, non possiamo dire il Rom è delinquente a prescindere esiste il cittadino giulianese che delinque esiste il Rom che delinque quindi noi dobbiamo mh, attuare una politica di inclusione sociale ehm, ma mantenendo fermo quelle che sono le loro usanze, i costumi perché vanno eh, rispettate e un progetto di inclusione sociale di ampio respiro che sia coraggioso perché là ci parliamo di bambini, mh, ci sono tanti bambini che hanno bisogno di tanta legalità e hanno bisogno di tanti buoni esempi. Io non sono il classico buonista di sinistra pur essendo profondamente legato a questi valori. Uh, però mh, sicuramente uh, occorre il superamento della logica dei campi, ma chi dice oggi in campagna elettorale, come dice Salvini, spazzeremo via il problema dei Rom, no, non si, non si risolve così il problema, si risolve attraverso una collaborazione istituzionale a tutti i livelli, attraverso, e il Comune di Giuliana deve fare la sua parte, perché la Prefettura, perché la moralità ce lo impone e quindi noi ci faremo carico dei cittadini rom che la pro quota, pro parte rimarranno sul nostro territorio e poi i fondi non sono i fondi del bilancio comunale ma sono quelli dei fondi della prefettura quindi fondi sovracomunali che dovranno essere destinati a migliorare le condizioni di vita attraverso l'inclusione sociale attraverso anche la ripartizione sul territorio giulianese ma sicuramente la somma eccedente dovrà essere ripartita su base provinciale perché no su base regionale però non facciamo l'assioma rom delinquente che significa sfuggire Tempo al problema sì, grazie. Bene, grazie mille anche a Nicola Pirozzi abbiamo affrontato anche quella che è la questione rom che insomma Immagino il prossimo sindaco dovrà affrontare veramente a stretto, strettissimo giro non appena uh, sarà eletto, visto che incombe un'ipotesi un di sgombero anche da via Carrafillo passiamo però subito alla terza domanda che vedrà invece un tempo inferiore di risposta saranno solo 30 secondi vedete già alle malle il tema eh, di cui parliamo e parliamo di mercato mercato ortofrutticolo appunto gestione pubblica o privata 30 secondi per rispondere inizia Arianna Organo gestione pubblica controllata sotto controllo popolare dal basso organizzazione degli agricoltori, gli agricoltori devono imparare ad unirsi per affrontare le nuove leggi del mercato e anche per valorizzare i prodotti della nostra terra. La lotta tra piccoli non vale a niente, anzi è questa forza che ci ha portato a sfruttare i terreni, più per il deposito rifiuti piuttosto che per coltivarli, perché ci impoverisce la lotta tra piccoli e privati. Mercato pubblico controllato. Bene. Per Arianna Organo dunque mi pare abbia le idee molto chiare, assolutamente favorevole a quella che è la gestione pubblica, adesso però eh, tocca a Giuseppe Pietro Maisto di questo fatidico MOG. Che cosa ne facciamo? Gestione pubblica o privata? 30 secondi per rispondere. No, io sono per una, una gestione misto pubblico privata perché io credo che il MOG vada rilanciato, vada rilanciato per quello che è l'importanza che ha avuto per tanti anni. E vada rivista in quello che è la logica organizzativa, in quello che è il 2020. Noi abbiamo ancora, eh, purtroppo, eh, gestioni vecchie che fanno in modo che questo mercato non possa decollare. Bisogna attivarsi con quelle che sono le regole del mercato attuale, quindi, fare in modo che ci sia realmente un rilancio: un rilancio con persone competenti che possono dare un indirizzo deciso e certo ad uno dei punti cardini del nostro, della nostra città. Bene, grazie Maisto. Adesso invece tocca a Nicola Pirozzi, sì. questo MOG che ne sì. pensiamo? Allora, gestione pubblico-privato. Diciamo, be, va bene per tutte le campagne elettorali. Diciamo, ormai sono vent'anni che ognuno eh, la spara più grossa sul mercato diciamo, generale, ortofrutticolo. Per la gestione pubblico-privato io mh, sarei per una gestione mista. Ma eh, l'attenzione è quella di concertare con coloro che eh, svolgono le attività all'interno insieme a loro, quindi un confronto istituzionale, quindi avere una commissione eh, permanente e attenta sul mercato, sul MOG, eh, insieme a coloro che operano all'interno, garantire quella filiera che, diciamo, alimentare che parte dalla produzione fino ai vari mercati. Eh, di sbucco e poi ovviamente una riqualificazione complessiva attraverso dei fondi sovracomunali. Tempo scaduto. In ultimo Antonio Poziello. Io sono dell'idea che eh, del mercato debba rimanere la proprietà ed il controllo pubblico ma con una gestione affidata ai privati. Ha concordato ovviamente con gli operatori che già sono all'interno, avevamo avviato questo percorso con un confronto lungo, avevamo adottato già una delibera sul, a fine anno. Abbiamo anche stanziato, non ricordo se è 2 milioni o 2 milioni e mezzo il 27 dicembre scorso, per il rilancio della struttura e l'efficientamento energetico e questo rilancio deve avvenire in connessione con la realizzazione di un'area per l'agri-food e per la logistica agroalimentare all'interno dell'area dell Asi annettendo le aree liberate dall'Ecoballe. Tempo scaduto. Passiamo adesso nuovamente ad una domanda per cui avrete eh, tutti due minuti eh, per rispondere. Già basterebbero questi primi argomenti che abbiamo affrontato per far capire che i problemi di Giuliano sono più grandi della sua macchina amministrativa. L'organico del comune è sottodimensionato, i vigili sono pochi, per non dire eh, pochissimi, per non parlare della fascia costiera dove non c'è proprio la presenza eh, quasi completamente assì municipali e dunque un'impresa ardua come dicevo guidare questa città come si può voltare pagina e dare a Giuliano ciò che merita in termini di servizi eh, questa volta inizia Giuseppe Pietro Maisto beh io credo per eh, dare i servizi a Giuliano bisogna innanzitutto volerlo, perché io credo che in questi anni, e me purtroppo, ci siamo dimenticati un po' dei nostri cittadini e abbiamo dimenticato che troppo spesso c'erano problemi che non venivano affrontati. Abbiamo due idee, due idee ben precise da portare avanti semplici per dare una mano ai cittadini a potersi interfacciare con il Comune. Uno dei punti cardine è quello di fare una semplificazione amministrativa che possa dare la possibilità ai cittadini di poter affrontare quelli che sono i nostri servizi. Non è possibile che per un certificato di residenza, un certificato al comune, si debbano fare delle file enormi, prenotare e aspettare tutto quello che sono i tempi, di quello che sono dei tempi assurdi. Allora ecco che noi abbiamo dato un'indicazione ben precisa. Faremo dei punti e dei sportelli civici, dove. Sarà possibile poter avere un certificato in pochi minuti. Utilizzeremo le edicole, utilizzeremo i tabacchi, faremo in modo che praticamente in ogni punto della città ci siano dei servizi che possono essere ad utilizzo del cittadino. Ed inoltre, immediatamente creeremo un numero verde e una app per far sì che chi ha bisogno di poter indicare e di evidenziare dei problemi debba essere messo in contatto subito con quella che è l'ente comune. Noi non possiamo più immaginare che ci deve essere un distacco tra il comune e il cittadino. Noi dobbiamo dare i servizi a Giuliano, dobbiamo dare i servizi a Lago Patria, la fascia costiera, dobbiamo fare in modo che il cittadino si senta tutelato dal comune. Non possiamo più immaginare un distacco tra ente comune e cittadino. Dobbiamo fare parte integrante l'uno dell'altro. Assolutamente è uno dei punti cardine del nostro programma. Bene, grazie mille... E adesso invece tocca a Nicola Pirozzi. Come la facciamo funzionare questa macchina allora, amministrativa che oggettivamente ad oggi ha qualche difficoltà? Allora, la macchina amministrativa prevede una carenza attuale cronica uh, di personale. Abbiamo meno di 200 uh, dipendenti a fronte di una macchina che dovrebbe prevedere oltre 1000 dipendenti. Cioè, questi numeri già danno la dimensione macroscopica di questo problema, che è un, un problema che. Ehm, riguarderà qualsiasi sindaco ehm, mh, mh, prenda la guida di questa città. Però diciamo, occorre implementare comunque eh, dei servizi, se bisogna semplificare le attività eh, amministrative, decentrare i servizi. Non è normale che chi abita nella zona costiera non abbia gli uffici amministrativi a portata di mano. Mi giungono telefonate in questo periodo per le schede elettorali che in zona costiera se sono smardite non le possono fare devono venire a Giuliano Centro. Io penso che questo problema in una città eh, di 130.000 abitanti nel 2020 non debba proprio mh, esistere. E poi ehm, io punterei molto sulla tecnologia, quindi sull'utilizzo eh, sull del certificato online. Uh, poi sulle carte di identità uh, stendiamo un velo pietoso, le prenotazioni avvengono a distanza di 30, 40, 60 giorni e sempre a discapito dei uh, cittadini giulianesi, quindi occorre potenziare diciamo, le moderne uh, tecnologie, in questo uh, abbiamo già un accordo con, uh, di programma sull'implementazione uh, di software um, in materia amministrativa, basti pensare che Uh, l'ufficio SUAP uh, spesso e volentieri si bloccava la casella di posta elettronica vi sembrerà assurdo ma nel momento in cui un cittadino giulianese un commercialista inviava una pratica si bloccava perché la casella elettronica del comune giuliano non riusciva a contenere le PEC che, che pervenivano questa è una cosa diciamo, da terzo mondo e sicuramente uh, questo è un esempio per capire lo stato comatoso dell'attività amministrativa Bene. Antonio Pozzello, questa macchina amministrativa che lei ha lasciato qualche mese fa, adesso come la fa io, funzionare? Io ho lasciato sindaco? innanzitutto una delibera, cioè una serie di atti sottoscritti proprio il 7 febbraio che ci consentivano un recupero di 2 milioni di economie della spesa del personale, altrimenti perse, che ci consentivano di assumere gli LSU, tutti gli LSU che da 30 anni circa lavorano al Comune e lo mandano avanti un fatto di giustizia ma soprattutto una soluzione che avrebbe consentito di migliorare la situazione. Poi bisognerà assumere nei limiti della spesa del personale che è bassa eh, le persone che sono andate in pensione in questo ultimo periodo e che andranno e quindi mettere in cantiere un concorso, aderire a quello della regione che potrebbe essere più velocemente e poi chiedere un provvedimento ad hoc, perché non è possibile con una città. Che è la più grande, non capoluogo di provincia d'Italia, non abbia una spesa del personale storica così bassa a cui rimane impiccata. C'è poi da dire che noi avevamo dato una svolta smart decisa negli ultimi anni perché avevamo provato a dematerializzare tutta la, la parte delle richieste, delle concessioni e via dicendo e provando a dare la possibilità al cittadino di interagire con la pubblica amministrazione da remoto. Bisognerà farlo, Giuliano è una delle prime città che sarà interamente cablata, questo ci porterà ad avere la fibra a mille in tutte le utenze commerciali, in tutte le imprese, in tutte le case e ci darà la possibilità anche di dare una svolta dando la possibilità ai commercianti, ai tabaccai, alle edicole, come diceva qualcun altro, di rilasciare una serie di, di certificazioni utilizzando il timbro elettronico, cosa che avevamo già avviato e bisognerà completare. Bene, grazie mille ad Antonio Pozirlo. Vuole utilizzare un diritto di replica? Eh, sì. Se vuole, eh, eh, in, ne ha due iniziamo, a disposizione, eh, quindi uno ce lo usufruisce uno il primo ce lo diritto di replica. Uno ce Prego. lo giochiamo perché credo che eh, il sindaco Pozirlo dimentica che è stato lui ad amministrare la macchina comunale per cinque anni, tranne gli ultimi mesi. E quindi chiedere oggi un provvedimento ad hoc per implementare la pianta organica. Beh, siamo in campagna elettorale, anche io desidererei eh, immaginare di far arrivare centinaia di persone a lavorare al comune di Giuliano. Guardiamo in faccia la realtà, non siamo in campagna elettorale e guardiamo in faccia quello che dobbiamo fare. Raccontiamo la verità, se no veramente iniziamo a fare demagogia per quelle cose che noi non possiamo più dire né raccontare. Bene, grazie mille a Maisto e adesso credo che mancava Arianna Organo per. Rispondere a questa domanda, come lo facciamo funzionare? Usciamo dalla fantascienza, entriamo nella realtà. La realtà è che sul territorio giulianese, soprattutto nella zona costiera, gli uffici mancano da sempre, da anni. Tutti quelli che ci sono stati hanno parlato, soprattutto i famosi candidati che ancora oggi la zona costiera si illude che bastano essere nati nella zona costiera per proteggere e tutelare i diritti della zona costiera. Invece sono state delle enormi fregature perché. Si sono magari pure fatte leggere, ma al massimo hanno messo due strisce pedonali fuori alle scuole. Ne abbiamo un ricordo delle, dei consigli comunali che abbiamo seguito. In fascia costiera non ci sono uffici. Noi abbiamo un problema di personale atavico che è dovuto anche al pareggio del bilancio, il pareggio del bilancio che è imposto da una uh, comunità europea che, alla fine, da un lato ci dice di risparmiare e, dall'altro, invece, poi emana questi soldi a cascata per progetti e progettini. Noi durante gli ultimi anni abbiamo proposto attraverso il Movimento Disoccupati, vari comitati, eccetera, eccetera di mettere, assumere diciamo, disoccupati di, del posto, che magari del territorio, che avessero anche delle competenze. Si può fare, si può fare mettendo dei tavoli tecnici con la Regione e quindi facendo dei progetti ad hoc, magari anche di formazione, di personale da mettere negli uffici e sicuramente si potrebbe incrementare sia il personale negli uffici, sia fare così anche degli altri uffici nella zona costiera e soprattutto il personale che controlla le famose telecamere, che qua si parla di telecamere ma ci dimentichiamo che ci sono stanzoni pieni di telecamere che però non possono essere messe in funzione perché manca il personale. Quindi il primo vero problema è compensare la mancanza di personale. Abbiamo suggerito da fuori, senza essere nessuno, una serie di strumenti per farlo, siamo andati anche in regione a suggerire una serie di strumenti che, farlo, che avrebbero favorito sia diciamo, i servizi del territorio, ma anche l'utilizzazione del, delle persone, dei disoccupati del territorio. Quindi avrebbero fatto due cose buone. Io penso sempre che tante cose non sono state fatte per mancanza di volontà politica. Quindi usciamo dalla fantascienza e entriamo nella realtà. La realtà sono i dati di fatto, sono lo specchio di quello che abbiamo vissuto, avevamo la possibilità di fare delle cose. Alcune di quelle persone presenti avevano la possibilità di fare degli interventi più decisivi Il durante la stato. scorsa amministrazione, io mi aspettavo li facessero spero che li facciano successivamente grazie mille Arianna Organo passiamo subito alla quinta domanda quinta domanda a cui avete 30 secondi per rispondere parliamo di Giambattista Basile Liternum, Tammurriata, Arte Contranea, Cinema o Teatro per rilanciare la cultura in città su che cosa punterà il prossimo primo cittadino Nicola Pirozzi sì, diciamo, la, la cultura è un punto cardine del nostro programma mi perdoni, è una domanda da 30 secondi, quindi è partito il timer da due minuti giusto per essere sì. chiari. Quindi, sì, è un punto Perfetto. cardine nel nostro programma. Negli ultimi cinque anni abbiamo assistito a feste, ma diciamo con un livello culturale molto basso. Noi abbiamo le idee chiare su questo aspetto: utilizzare le due chiese della Maddalena e delle concezioniste diventate dei veri e propri poli culturali e poi perché no portare una sala teatro e un cinema su questa città, in questa città che diciamo una città da 130.000 abitanti che non ha un teatro vero e proprio e non ha un cinema è veramente grave, con fondi sovracomunali, basta della città Temposta. metropolitana si possono fare. Domanda forse abbastanza avvilente, no? quella che ancora non abbiamo un cinema e un teatro, però Pozillo, da che cosa si riparte per fare cultura in questa città? 30 secondi. Si riparte dai 400 mila euro stanziati per completare la realizzazione del cinema moderno, dai 500 mila euro stanziati il 27 settembre scorso per avere una gestione unica delle tre chiese della cultura, perché sono tre, a cui si aggiungerà a breve anche quella del purgatorio per la quale... Uh, attendiamo insomma, che il comune faccia la gara e quindi si possano partire con i lavori, in più il, uh, la realizzazione di un sistema di uh, il museo virtuale dedicato al Basile che bisognerà uh, abbia un seguito. Bene. Grazie mille ad Antonio Poziello. Prego, anche se soffrisce il diritto di a dire. Diciamo, per quanto riguarda la cultura, la terza chiesa, siamo sempre nel, nelle idee delle progettazioni, devono partire, io ho detto due, perché due sono quelle là che devono essere immediatamente immesse nel circuito della cultura. E poi un'altra idea che, che abbiamo nel programma è un museo d'arte contemporanea di livello diciamo, eh, internazionale, abbiamo già eh, incontrato degli esperti in materia. quindi evitiamo di far sognare le persone su delle proposte diciamo illusorie, cerchiamo di essere concreti e portare i cittadini una vera e propria cultura riscoprendo quelle che sono le origini, le tradizioni, ma all'interno di un processo culturale. Giuliana è una città importante che merita una crescita culturale e merita diciamo, un'amministrazione che Faccia cultura nel vero senso della parola, quindi rispo, riscoprendo le tradizioni collegate al nostro territorio. Bene, grazie mille Nicola Pirozzi, torniamo però al nostro giro di risposte. Come si fa cultura in questa città? La cultura si dà la possibilità a tutti ad accedere alla cultura, quindi si cerca di creare quanti più spazi possibili e quante più opportunità possibili per tutti di fare cultura. Proprio domani sera noi avremo, presso un centro culturale, Cucciarello, avremo un incontro sulla cultura. L'abbiamo fatto in un centro culturale perché fuori non si possono fare spettacoli. E, diciamo, abbiamo invitato insegnanti artisti giulianesi, insegnanti artisti che spesso, soprattutto gli artisti giulianesi, Devono andare fuori per esprimere la loro arte, perché non hanno dei luoghi, non hanno delle opportunità, perché magari i finanziamenti vengono dati sempre alle stesse associazioni, che non sempre fanno quella cultura che è quella che intendiamo noi. Dare a tutti i bambini e a tutti i giovani la possibilità di fare arte, l'arte è arricchimento. Però Grazie. durano più praticamente. I e se io voglio controbattere, duro di più di quanto faccio l'intervento. È durato più di. Tre. Eh. Il allora, diritto more. di replica dura Replicate, due minuti. dopo. Replicate. Vuole usufruire del diritto di replica? Ma posso più 30 secondi lo diritto di replica. Se vuole un diritto di replica, dura due minuti il diritto di replica. Hai visto, però, eh? Re... Se vuole replicare, non c'è Mi sono replico più da persone. sola. Se vuole usufruire questo diritto di replica non c'è problema. Eh, nelle allora, sue facoltà. Vabbè, passo. Prego, diritto di replica da due minuti. Noi siamo convinti che la cultura sia un mezzo, un mezzo di prevenzione, che è quello che è il vero mezzo di prevenzione che toglie dalla strada le baby gang, che toglie dalla strada l'incuria anche dei cittadini. La cultura è bellezza e ricchezza ed è quindi non solo valorizzare quelle tradizioni che già teniamo, ma è dare l'opportunità a tutti gli artisti di esprimersi, ma anche mettersi a disposizione delle classi più deboli. Poi onestamente, a Giuliano stiamo parlando di un museo quando teniamo i bonus dei libri che vengono erogati anche dopo 4 anni. Cultura è anche questo. Cultura è essere attenti e attenzionarsi al massimo affinché persino nella scuola dell'obbligo abbiano tutti la possibilità di frequentare e comprare libri senza per forza stare lì a decidere oggi mi ho accatto pano, accatto libra mio figlio. Quindi secondo me bisognerebbe fare più finanziamenti. I finanziamenti per la cultura dovrebbero essere pubblici, non solo a Giuliano, io parlo pure a livello nazionale perché il mio sguardo è ampio e che la cultura venga, messa, venga vista non tanto solo come divertimento ma proprio come strumento indispensabile di prevenzione affinché i ragazzi non stiano più per strada ma arricchiscano. Se stessi e allarghino anche la loro prospettiva verso il mondo e magari riescono anche a manifestare dei talenti che molto spesso restano inespressi e schiacciati dalla sopravvivenza. Grazie. Grazie a lei per la risposta. E adesso manca solo maisto. Basile liternum 30 secondi. Basile liternum arte contemporanea. Come la farebbe lei, cultura in Io la città? farei immediatamente con un premio, un premio letterario internazionale su Liternum. Lo farei perché? Lo farei uh, su Liternum per farli scoprire quello che è una nostra bellezza e per fare in modo che i nostri ragazzi, i nostri giovani, le nostre scuole possano dedicare un loro spazio a quello che è Liternum e fare in modo che ci sia un premio letterario internazionale, quindi creare una fondazione ad hoc stile quella di Ischia per fare in modo che i ragazzi possano di nuovo avvicinarsi a quello che sono le nostre bellezze. Quindi Liternum, Città della Fiaba, Giambattista Basile, questa è la nostra idea di Bene. cultura giuliana. Grazie mille anche a Giuseppe Pietro Maisto, passiamo subito alla sesta domanda, ancora da 30 secondi per rispondere, vi prego di essere molto diretti in questo caso, in 30 secondi mandate un messaggio ai camorristi della... della... Che cosa gli direste? Inizia Antonio Poziello. Io non parlerei ai camorristi della città perché avrei poco da dirgli, eh, parlerei agli imprenditori della città, invitandoli a denunciare come hanno fatto in tanti in questi, in questi ultimi anni e come bisognerà continuare a fare. Denunciate chi viene a fare l'estorsione, abbiate il coraggio di venire fuori, chi ha denunciato è stato protetto e chi è stato denunciato è finito in, in galera. Per la prima volta gli imprenditori in questa città hanno denunciato i signori del Pizzo che sono stati arrestati sui cantieri dai carabinieri travestiti da operai è qualcosa di significativo perché vuol dire che c'è una rivoluzione e bisognerà continuare Bene, grazie mille ad Antonio Pozzello, adesso è il turno di Arianna Organo che cosa direbbe allora, ai sicuramente, di questa città? No, i, camori, I camorristi sono comunque dei cittadini che hanno fatto delle scelte particolari la Gamorra eh, si instaura in un, terri, in un territorio laddove mancano le istituzioni più mancano i controlli più mancano le istituzioni più manca quel senso di protezione che può dare uno Stato, più ci sono persone che si dedicano ad altre attività illecite. Sicuramente denunciare, ma soprattutto creare occasioni e opportunità di lavoro, sottrarre manovalanza alla Camorra. Se la gente ha un lavoro, se la gente ha una sicurezza economica, se la gente si sente protetta nel comune in cui si trova, la gente non solo denuncia, ma soprattutto non si fa abbindolare da strade apparentemente più facili, ma molto più rischiose per sé, per la famiglia e per tutta la sicurezza pubblica. Bene, grazie mille anche ad Arianna Organo. Adesso invece tocca a Giuseppe Pietro Maisto, 30 secondi per rispondere. Guardi, la Camorra non deve trovare più terreno fertile. Basta. Sul nostro comune la Camura deve essere allontanata da tutti. Bisogna creare occupazione, creare sviluppo ed è con questo sono le armi con le quali la Camura si allontana da quello che è il lente comune, dal quale deve stare lontano anni luce. Bene. Risposta secca, in ultimo Nicola Pirozzi. Sì, eh, Giuliano è terra di Camorra, questa domanda richiederebbe non due minuti ma due ore. Giuliano è un territorio di Camorra, Giuliano bisogna eh, finalmente iniziare a, a sradicare il rapporto che lega politica, imprenditoria e Camorra. Finché non si stronga questo elemento con le infiltrazioni di eh, politici e di camorristi che tramite la politica e tramite l'imprenditoria realizzano determinate affari eh, sul territorio, non si potrà mai avere una trasparenza e una legalità chiara. Purtroppo in questo territorio spesso e volentieri la camora si infiltra nella politica. Tempo. Tempo scaduto, passiamo subito alla settima domanda e parliamo di piano regolatore, quali sono le priorità e poi vi chiedo anche se è parlato tanto di masserie dopo l'abbattimento di Borgo Zaccaria, come si tutela il nostro patrimonio storico? Inizia Arianna Organo. Sono due domande in una. Allora, il piano regolatore è un altro Sarà il grande tema film della fantascientifico della città di Giuliano. Questo io me lo ricordo da piccola, si parlava addirittura di un, aer un aeroporto, mi pare. Vabbè, noi ci piace fa fantasia. Comunque, detto questo, io ne ho già parlato in, in precedenza, secondo me intanto bisognerebbe fare un censimento di tutti gli immobili presenti sul territorio. Prima di capire se è necessario costruirne degli altri, prima di capire dove si può costruire degli altri, visto che vi sono parecchi immobili abusivi che non solo sono uno scempio per il territorio, ma provocano anche un inquinamento ambientale che ci sta danneggiando. E quindi per quanto riguarda il piano regolatore, io direi che bisogna prima fare diciamo, questo, questa forma di, di prevenzione, questa forma di controllo dicevi in seguito al piano regolatore le masserie, come si tutela il patrimonio storico della noi abbiamo accettato città. e abbiamo messo nel programma il suggerimento di un architetto giulianese è stato uno scempio, è stata una delle tante diciamo ultime brutte figure a livello mondiale che abbiamo fatto come giulianesi purtroppo però la legge ce lo consentiva quindi relativamente si può attraverso una delibera comunale Censire intanto questi beni storici, immobili, anche privati, renderli edifici storici e quindi in seguito proteggerli da qualsiasi tipo di manomissione, distruzione, quindi cambiamento d'uso, proteggerli dalla devastazione e non solo, ma anche tutelarli, magari preservarli, curarli, abbellirli e renderli un patrimonio. Che è storico, culturale, che potrebbe portare non solo bellezza ma anche ricchezza alla città. Ci sta la possibilità di farlo. Molti cittadini giulianesi sono preparati, hanno fatto dei gruppi anche su Facebook e non solo. Dovremmo sfruttare queste risorse, queste capacità che teniamo, questi intellettuali, queste grandi menti che danno dei suggerimenti preziosi, e dovremmo preservare i nostri beni storici che finora invece sono stati calpestati. L'iternum è uno scandalo. Non solo non siamo riusciti a valorizzarlo, addirittura ci sono degli immobili abusivi costruiti sopra. Cioè, proprio una mancanza di attenzione da parte delle istituzioni, ma anche di sensibilità da parte di chi spudoratamente, senza nessun limite. Pensa di poter fare nella nostra città quello che gli pare. Finito. Tempo scaduto anche per Arianna Organo, Giuseppe Pietro Maisto. Di questo PUC quali sono le priorità? Guardi, il, del PUC se ne parla come diceva giustamente l'Organo da tanti e tanti anni. Si è iniziato, se non sbaglio, dall'ufficio dei piani di Gerlini e si è arrivato a nulla dell'amministrazione eh, Pozziello, me lo lasci passare. Io credo che è chiaro che oramai queste cose non vanno più a termine, bisogna veramente affrontare questo problema e cercare di porlo al termine. Allora, che cosa, qual è la mia idea? La mia idea è che nuove costruzioni che vadano a creare scempi. La mia idea è quella di dare più spazio al verde e ai servizi: fare in modo che eh, gli abusi che troppo spesso sono stati su questo territorio fatti siano eh, controllati di più e ci sia una prevenzione maggiore. Bisogna dare l'idea di una città nuova, una città nella quale c'è sviluppo, ma ci sono anche delle regole che vanno rispettate. Ci sono eh, tante case eh, abusive che questo è un problema che va affrontato, non si può immaginare di, fa, di fare tutte erba un fascio, bisogna essere attenti a quelli che hanno fatto speculazione edilizia e su quello si deve abbattere la forza dell'istituzione. Lo abbiamo verificato nell'ultimo periodo, subito dopo il Covid, improvvisamente ci siamo ritrovati eh, il borgo Zaccaria devastato, distrutto, che è venuto fuori solo esclusivamente perché ci siamo ritrovati che delle tesi di laurea hanno riportato alla luce quello che, che era accaduto. Beh, su questo credo che bisogna fare un esame di coscienza perché poi, ed è la cosa ancora più grave, chi ha iniziato questo progetto e chi l'ha portato a termine, mi pare che oggi sia impegnato particolarmente in questa competizione elettorale. Su questo credo che il Sindaco Pozziello dovrebbe dare qualche spiegazione in più ai cittadini che ci ascoltano. Bene, grazie mille anche a Maisto. Adesso è il turno proprio di Antonio Pozziello. Puc e patrimonio storico? Sul, che cosa sul se ne Puc, fa? io credo che noi abbiamo lavorato tantissimo perché. Il preliminare di piano era pronto e contavamo di approvarlo se non ci fosse stata la, la fine anticipata della, della Consigliatura. Le scelte strategiche di del PUC sono, sono contenute all'interno del documento unico di programmazione approvato lo scorso anno e all'interno anche del documento di orientamento strategico. Sono riportate nel, programma di, nel mio programma elettorale, quindi chiunque è, può andarle a vedere. Io credo che le scelte da porre in essere siano quelle innanzitutto di andare al recupero del patrimonio edilizio esistente. Di verificare eh, la possibilità di anticipare alcune linee di programmazione del futuro PUC con dei piani di recupero urbano che vadano a mettere la lente di ingrandimento su alcune aree, in particolare su Via Licola Mare, sull'area Matrone Viarelle, su, sull'area intorno al cimitero, per citarne, per citarne alcune. Credo che il nuovo piano regolatore debba avere un calcolo preciso delle nuove aree da destinare alle infrastrutture e servizi, debba destinare delle aree al commercio, debba destinare delle aree alle attività produttive. Noi ne abbiamo individuate alcune che sono le aree che stiamo sottraendo alle coballe. Relativamente alla parte di valorizzazione del piano del patrimonio storico, noi ci apprestavamo. Non so poi come sia finita a dare un piano per il recupero del centro storico che andrà, mh, bisognerà portare avanti per ripensare e verificare quello che è successo all'interno del centro storico di Giuliano, che in un elevato stato di degrado, rilanciarlo perché possa avere anche una vocazione per ospitare attività produttive dell'artigianato ed altro. Per quanto riguarda il, per le, le masserie e tutto quel patrimonio, io credo che al di là delle ipocrisie e delle parole vuote vadano trovate degli strumenti di valorizzazione e di finanziamento del recupero di quell'attività, altrimenti di borgo Zaccaria noi ne abbatteremo altri 20 nei prossimi anni, anche perché ad oggi non c'è su nessuna di queste masserie, a mia memoria, alcun vincolo e quindi gli imprenditori saranno liberi di abbattere e ricostruire in piena legittimità. Bene, grazie. Ha un altro diritto di replica a sua disposizione. Se lo vuole usufruire adesso, lo può usufruire adesso. Altrimenti, insomma, decida a lei. Bruciare, qua. Sono due diritti e di replica, sono due, sì. <ride> che cosa decide? È perché non conosco le domande? Dove? No. Eh no, le domande non le conosce nessuno prima quindi no, <ride> se lo conserva no, allargare, dobbiamo allargare. Quelli no, che sono vabbè, venuti. allora la no. usa no, è importante, però. Questo secondo lo me Poi non fa niente. Vabbè, tanto vedremo. Okay, per me. Allora, secondo ed ultimo diritto di replica per, uh, per Arianna Organo, no? Vabbè, Prego, io due penso onestamente. Adesso, a prescindere dai colori e dalle idee politiche, siamo tutti stati molto colpiti dall'abbattimento della tenuta. Zaccaria, molto magari qualcuno di noi non lo conosceva nemmeno non esistenza, questo non è grave non si può conoscere tutto il territorio dobbiamo ammettere anche che purtroppo la legge lo consentiva, quindi dobbiamo anche renderci conto che una tutela di questi beni è sicuramente da trovare, è intanto da cambiare una legge un po' come si tratta per la legge degli ecoreati o per la legge che riguarda lo smaltimento di rifiuti, ci sono delle leggi a livello governativo che vanno cambiate il ministero dei beni, dei beni culturali deve intervenire, ci deve dare una mano la delibera comunale si può fare si poteva fare anche prima per preservare questi beni storici anche privati, ma se non siamo stati capaci nemmeno di preservare quelli pubblici, però mettiamoci adesso chiunque sia, chi è, ma chiunque sia, ci io faccio parliamo. un appello a tutte le forze politiche, perché veramente è stato non solo una brutta figura, ma a me non è morto, però dico a livello proprio nostro storico, emozionale, emotivo, sentimentale, come lo vogliamo chiamare ma anche culturale, in è stato un grande dolore capire che si poteva addirittura fare, che era consentito fare. Impediamo che questo, queste, queste cose, queste distruzioni del nostro patrimonio culturale abbiano un seguito, quindi mettiamoci tutto il nostro perché è importante, perché è anche un segnale culturale importante, perché dà anche una forma di, finalmente facciamo pure un salto di qualità, perché non si può guardare una tomba di Scipione abbandonata là con le scritte vicino. È un salto di qualità di tutta la popolazione che magari acquisisce pure un senso di appartenenza che chissà servirebbe pure a tutelare meglio il territorio, no? Pure singolarmente. Grazie. Grazie a lei, ha usufruito il suo secondo diritto di replica. Andresa. Passiamo adesso a Nicola Pirozzi, manca solo lui. PUC è patrimonio storico della città. Uh, sì, il PUC, come sappiamo tutti, è il principale strumento di programmazione urbanistica del territorio. Eh, noi dobbiamo superare la vecchia visione eh, del PUC, qual era diciamo, del, PUC? Della, del modo di fare le politiche urbanistiche, cioè quelle di eh, seguire le scelte urbanistiche in base ai desiderata degli speculatori. Invece, la nuova visione deve essere la supremazia dell'interesse collettivo rispetto all'interesse privato. Questo deve essere un punto cardine di qualsiasi amministrazione che va nella tutela del patrimonio ehm, edilizio giulianese. Eh, come si può ehm, creare un po' di vita in questo territorio? Eh, noi eh, in primo luogo dovremmo fare un piano di recupero del centro storico che è sempre stato abbandonato a se stesso e quindi le pietre da buttare a terra, si possono buttare a terra, ma le pietre antiche vanno preservate e valorizzate. Giuliano purtroppo non ha avuto mai il coraggio di fare un vero e proprio PUC perché ci sono sempre gli appetiti dei vari speculatori, quindi bisogna, la prossima amministrazione dovrà avere il coraggio di fare delle scelte, delle scelte che vanno nell'ottica della tutela dell'interesse collettivo rispetto all'interesse dei privati. Per quanto riguarda le masserie, eh, vabbè, Borgo Zaccaria ha colpito un poco tutti, eh, però mh, se da un punto di vista giuridico poteva essere eh, mh, corretto, ma da un punto di vista etico, sicuramente questa scelta è stata una scelta scellerata, secondo me una scelta concertata tra eh, gli imprenditori, la politica eh, locale, cioè l'amministrazione eh, sfiduciata. E quindi eh, ritorna a quella vecchia visione, cioè che l'imprenditore porta l'idea al comune e il comune dà esecuzione. Se invece la politica dà quella visione, la visione di città, di programmazione, gli imprenditori onesti dovranno seguire su quella linea di eh, sviluppo del territorio ecosostenibile. Bene, è terminato anche il tempo a disposizione di Nicola Pirozzi, adesso però. Ne ha ancora due a disposizione. Prego Antonio Poziello, due minuti per replicare. Eh, io sono d'accordo con uh, Nicola Pirozzi sul fatto che uh, nelle scelte urbanistiche la politica non debba essere prona agli imprenditori. Lo inviterei a vedere però chi era l'imprenditore che ha proposto l'operazione perché è l'organizzatore di una sua lista, è tal Raffaele Vitiello che è l'organizzatore della lista dei Repubblicani che poi ha venduto l'operazione a qualcun altro. Ma a prescindere da chi è il soggetto promotore, io credo che noi, eh, si debba essere chiari nelle cose, noi dobbiamo non essere i censori di quello che si può fare o non si può fare, ci sono delle regole che vanno applicate, c'è cioè, piuttosto da cambiare le regole, l'urbanistica, il piano urbanistico comunale che deve partire da quello che esiste, dal piano regolatore generale precedente, eh, abbastanza vecchio e abbastanza superato dalla realtà dei fatti. Uh, le regole vanno create per evitare l'abuso, quindi di fronte a un problema come quello di uh, Masseria Z del Borgo Zaccaria c'è l'esigenza di andare a rivedere delle regole. Bisognerà tenerne conto nel nuovo piano urbanistico comunale perché non accade. Dire che dal punto di vista etico è corretto o non è corretto, l'etica non, non, non è riconosciuta dal, dalle leggi. E di fronte ad un imprenditore che chiede una concessione c'è cioè la possibilità di darla o non darla in base ai regolamenti vigenti, eh, altrimenti sì, c'è un abuso e gli abusi nella pubblica amministrazione diventano sempre un'altra cosa, perché l'abuso, la libertà di scegliere se darti o non darti una concessione o un permesso significa che magari tu dopo mi dai una bustarella per farlo o non farlo bisogna liberarsi dalla discrezionalità e avere delle regole chiare rispetto alla questione delle masserie rispetto alla questione del patrimonio urbanistico e storico e architettonico della città c'è bisogno di investimenti andarle a intercettare utilizzare bene i fondi europei noi abbiamo cominciato a farlo continueremo a farlo ed è qualcosa su cui le forze politiche in generale debbono trovare una, eh, una visione comune perché non ci si può accappigliare sulle scelte di fondo bene. Anche Antonio Pozzella ha usufruito del primo diritto di replica, vuole usufruire del sì. secondo e ultimo. Sì. Anche lei sì, ce lo eh. gioca adesso. Ci giochiamo tutti i giolli ci giochiamo adesso. Quindi eh, due la materia replicare. urbanistica Prego. non è la mia materia, però diciamo, mh, tutta Giuliano sa che eh, quasi costituiscono le liste in base alle shortlist list dei, dei tecnici che eh, hanno avuto incarichi dal comune e imprenditori affini, come diceva anche. Uh, il candidato maista uh, ha determinate operazioni uh, di speculazione uh, diciamo, urbanistica del territorio. Io penso che mh, la correttezza uh, nel fare dei nomi uh, denota anche uh, la differenza di stile e il modo di porsi nella politica. Io penso che il rispetto delle persone è la prima cosa. Quando una persona sta in maggioranza è brava, poi cambia, diventano uh, cattivi. Io potrei fare tanti di quei nomi perché mh, ho letto tante di quelle carte, eh, ma non solo io, penso che l'hanno lette tante persone, eh, tanti rapporti clientelari mh, che hanno interessato l'amministrazione eh, sfiduciata, su rapporti di, anche secondo me di dubbia natura. Quindi mh, direi di, eh, soprattutto su questi temi di, eh, di restare sui contenuti. Io cerco e resterò sempre sui contenuti, però nel momento in cui si fanno delle illazioni, e poi chi se mi dice chi ha continuato quell'operazione urbanistica, qualcuno che sta, io sono corretto, ne faccio i nomi, qualcuno che le ha costituite una lista, una lista di soggetti che vogliono costruire ed operare, utilizzare l'ufficio tecnico per le proprie pratiche. Noi abbiamo dei tecnici, no? di altri comuni che non riescono a lavorare a Giuliano in Campania, perché lavorano solo i soliti uffici tecnici, i soliti tecnici prezzolati dell'amministrazione comunale. Quindi mh, penso che eh, le lezioni di stile le dobbiamo lasciare a parte, mh, rimaniamo sul tema e evitiamo diciamo, di scendere nell'agone del, dello scontro, soprattutto quando chi ha amministrato in modo scellerato per quattro anni e mezzo questa città. Bene, grazie a Nicola Pirozzi che ha usufruito il suo secondo ed ultimo eh, diritto di replica. Adesso però ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, giusto il tempo di bere tutti un sorso d'acqua e poi ritorniamo ancora qui con tante domande e soprattutto tante risposte da parte dei quattro candidati sindaco di Giuliano. A tra poco. Cari campani, cari concittadini, per chi non mi conoscesse, mi chiamo Antonio Iosef Pennacchio e sono candidato al Consiglio regionale della Campania nelle file del Movimento 5 Stelle. Il prossimo 20 e 21 settembre siamo chiamati tutti a un impegno importante. Vi invito a votare per il Movimento 5 Stelle, vi invito a votare per me per avere una rappresentanza nell'area nord di Napoli che viva e soprattutto combatta in maniera viscerale per questo territorio che da troppi anni ha già dato. Venerdì ci vediamo qui in Piazza Grammici per chiudere la campagna elettorale, alla presenza del nostro ministro degli esteri Luigi Di Maio e della nostra candidata alla presidenza Valeria Ciarambino. 20 e 21 settembre, scheda arancione, Movimento 5 Stelle, scrivi Pennacchio. È tempo di lavoro vero per i giovani. È tempo di città sicure. È tempo di trasporti senza ritardi. È tempo di una sanità senza attese. È tempo di dare voce a chi non ne ha. È tempo di fare grande la campagna. È tempo di cambiare. Novità. Coerenza. E appartenenza. Novità perché sono uno dei tre nomi nuovi della lista del PD al, al Collegio Regionale. Coerenza perché sono sempre stato candidato nella, prima nella file del PDS, e poi DS e oggi Partito Democratico. Appartenenza perché appartengo a questo territorio, ho sempre vissuto qui e qui continuerò a vivere. Molti prevedono un calo significativo dell'affluenza al voto. Il mio appello è innanzitutto a votare, votate e portate la gente a votare. Il 20 e il 21 settembre, scheda arancione, vota De Luca Presidente, barra il simbolo del Partito Democratico e scrivi porcaro. Giovanni è uno di quelli che vedi camminare per strada sempre a testa alta che immagina il progresso e ne vede già i frutti. E grazie a lui che ancora oggi è possibile cambiare. Tutto quello che dice profuma di giustizia e lealtà. Perché ha un cuore grande così. Ha sempre difeso la nostra terra. Si è sempre battuto per gli ultimi. Infaticabile, di quelli che non si fermano mai, di quelli che la giornata dura 25 ore. So che è diverso, vede oltre. Io lo conosco, di Giovanni ti puoi fidare. Perché lui è sempre dalla parte giusta. La tua, la tua, la tua. Eccoci, siamo ancora qui in diretta presso gli studi di Teleclub Italia per il confronto fra i candidati sindaco di Giuliano. Siamo adesso all'ottava domanda e proseguiamo parlando di Movida, ci saranno 30 secondi per rispondere a Giuliano è risorta appunto la Movida, ma spesso la città è nella più completa anarchia. Come si fa a garantire più sicurezza ai cittadini, soprattutto magari a quelli del centro storico? Inizia Giuseppe Pietro Maisto: 30 secondi. Ma innanzi, 30 secondi, quindi sì, velocissimo. Secondi. Non mi posso lamentare del clima surriscaldato. Che la sinistra ha portato in questo studio litigando tra loro. Vabbè, eh, la movita, Giuliano, devo dire la verità, questo devo fare i complimenti al Sindaco eh, Pozzillo che ha portato un movimento in strada di giovani che frequentano Piazza Matteotti e credo che questo sia l'unico punto sul quale il Sindaco, sindaco eh, Pozzillo, chiedo scusa, mi confondevo con Pirozzi, oramai il centro-sinistra mi confondo tra Pirozzi e Pozzillo. Il sindaco Pozzillo credo che questo sia il punto di forza della sua azione amministrativa fare tutte queste feste e dare la possibilità ai giovani di poter partecipare tempo a questi di massa. tempo scaduto Nicola Pirozzi eh, no 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 erano di meno sto dando qualche secondino in più a tutti quindi nessuno si può lamentare eh. sono buona stasera Beh. Nicola Pirozzi allora io sono, favore sono favorevole alla movida sicuramente eh, quindi fa piacere vedere eh, le piazze eh, vive e quindi eh, è un orgoglio per la nostra città, però occorre un controllo, un controllo del territorio perché non è bello vedere la sosta selvaggia e questa eh, c'era con l'amministrazione e continuata anche con, con il commissario, da Corso Campana, da Piazza Matteotti fino a Piazza Annunziato su tutti i marciapiti, quindi occorre che un controllo dei vigili urbani e poi anche um, vorrei dire che comunque diamo un ringraziamento a quegli imprenditori di Piazza Matteotti che loro veramente hanno investito e da anni fanno opere di diciamo, movida sul territorio. Bene, tempo concluso, Pozziello, movida sicura? Come una, si cosa, fa? una cosa l'abbiamo ingarrata, allora, eh, movida sicura... Vuol... C'è bisogno di un implementare la presenza delle forze dell'ordine, bisognerà tornare alla carica con i, i responsabili delle forze dell'ordine e chiedere il passaggio di più pattuglie la notte, ma soprattutto utilizzare i sistemi intelligenti di telecamere e qualche volta i vigili urbani in straordinario notturno con il carattrezzi perché adesso si può tornare col carattrezzi, mi pare abbiano svuotato le depositerie. Quindi, e poi magari aprire il parcheggio del primo circolo didattico e trovarne qualcun altro in modo che le persone abbiano dove mettere le auto. Bene, grazie anche ad Antonio Poziello e infine resta Arianna Organo. Allora io colgo l'occasione di parlare della Muida che è una cosa bellissima, però è, è l'effetto collaterale questo grande assembramento che c'è nella piazza o nelle uniche due piazze, proprio per una mancata uh, distribuzione delle infrastrutture e dei servizi sul territorio, no? perché noi a parità di due piazze gremite noi teniamo un'intera periferia che poi continua, comincia subito dopo il corso Campano e Piazza Trivio, al buio, isolata, il deserto. Quindi secondo me è già da qui che bisognerebbe partire, incominciare ad avere una visione diversa, incominciare a migliorare i trasporti, le infrastrutture, i servizi, far diventare centro qualcosa di più allargato, forse l'assembramento, a prescindere dal covid sarebbe più distribuito, sarebbe tutto più luminoso, più bello Bene. e accontenterebbe tanti giovani che abitano in periferia che invece magari Tempo non si possono spostare. Tempo scaduto, passiamo subito alla nona domanda, anche questa sarà da 30 secondi ed inizia stavolta Nicola Pirozzi. Isola pedonale al Corso Campano, favorevole o contrario? Allora io sono favorevole all'isola pedonale, però mh, concertata con i commercianti e eh, inserita all'interno di un put, un piano urbano traffico all'altezza di una città di 130.000 abitanti, quindi non chiudere il corso, mettere un vigile e lasciare eh, la città eh, bloccata, intasata nelle, in tutte le vie, quindi danneggiare i cittadini, i commercianti e quindi organizzate con un piano urbano traffico con parcheggi in zona. Grazie mille Nicola Pirozzi. Antonio Pozzillo, favorevole o contrario a quest'isola pedonale al Corso Campano di cui se ne parla da anni ma poi non si riesce mai a fare? Sempre favorevole eh, dell'idea che non resti semplicemente qualcosa di chiuso, sbarrato e vuoto, sono dell'idea di fare un salto di qualità, passare una ZTL quindi con tanto di telecamere, controlli e varchi, con delle aree parcheggio che debbano essere previste ed inserite, con delle aree di interscambio e soprattutto provando ad allargarla e man mano estenderla a tutto il centro città in modo che i benefici possano arrivare a tutti quanti, liberando lo spazio dalle auto e lasciandolo alle persone, ai tavolini, alle sedie e soprattutto magari alle biciclette e ai pedoni. Grazie anche ad Antonio Pozello. adesso invece è il turno di Arianna Organo, di quest'isola sì, pedonale siamo favorevoli sono, o no? Siamo favorevoli perché è stato molto bello quelle poche volte che c'è stata, <ride> però non dobbiamo negare che c'è stata anche una notevole difficoltà nei nel, nel traffici. Io sono d'accordo con chi mi ha preceduto, se non si migliora la situazione dei trasporti pubblici, così come non si migliorano nemmeno le disposizioni dei parcheggi, quindi non si favoriscono soprattutto i parcheggi per i disabili, non si aumentano i parcheggi anche magari quelli là gratuiti, è inutile fare la ZTL. Anche perché poi tra l'altro i commercianti impazziscono, non solo loro, impazziscono i pedoni, impazziscono quelli che devono venire da lontano. È una bella, sarebbe una bella favorevole cosa. Favorevole ma controllata. Favorevole ma debbe, deve essere di, di base, di base ci dovrebbero essere Beh, queste, queste opportunità chiaro, prima da… Ma il S.O.? Di quest'isola pedonale lei che ne pensa? Favorevole? Favorevolissimo, è uno dei primi punti sui quali eh, ci saremo in, nella prossima amministrazione. Perché credo che bisogna essere e dare la possibilità di creare un centro commerciale naturale e dare la possibilità ai nostri commercianti di avere delle agevolazioni, perché io le vedo in una parte integrante, fare l'isola pedonale, agevolazione ai commercianti e dare la possibilità di utilizzare un centro commerciale naturale per rendere di nuovo credibile quello che è il commercio nella zona centrale di Giuliano. Bene, grazie mille anche a Giuseppe Pietro Maisto. Andiamo subito spediti con un altro tema che riguarda stavolta la fascia costiera. Ne parliamo da anni di rilancio appunto della zona mare della città, ma in quell'area manca tutto partire dall'acqua e dalle fogne, che cosa può fare il prossimo sindaco per queste emergenze, a partire dalla carenza idrica di cui purtroppo i residenti della zona spesso sono costretti a subire di questo problema? Inizia Antonio Poziello. La, la Due minuti per rispondere. La precedente amministrazione, quell'uscente, ha fatto tanto perché è riuscita a sbloccare 27 milioni di euro e ad adeguare tutta una serie di progettazioni che erano giacenti da anni del Comune per realizzare... Uh, un anello che consentirà di, con una serie di serbatoi, di portare l'acqua in tutta la fascia costiera mantenendo la pressione costante nell'area medio costiera, ovvero da Ocean a, a scendere per tutta la zona costiera. E poi la realizzazione di una serie. Di colletture e reti fognarie partendo da via nullo eh, Viale dei Pini Nord e Sud, completando con la collaborazione della Regione Campania che affiderà a Pizzarotti Suez il completamento dell'allontanamento dell dei reflui inquinanti dal Lago Patria e quindi il ripristino delle centrali di sollevamento sul Lago Patria. C'è una, una serie di progettazioni e di interventi eh, già avviati dalla precedente amministrazione, bisognerà completarli. I numeri sono significativi perché parliamo complessivamente di 49 milioni stanziati per per Le reti idriche e fognarie, eh, c'è qualcosa anche per il, centro, per il centro, perché 17 milioni sono per Santa Caterina dove. Abbiamo avuto uno stanziamento di, 8, di 6 milioni alla Regione Campania per il rifacimento delle strade che sono state dirottate su Santa Caterina. 8 sono in appendice al PIX, al piano integrato Città Sostenibile. E 1 milione e 73 mila euro sono arrivati qualche giorno fa dalla Regione Campania che furono chiesti quando ci fu la, il crollo di Santa Caterina. Quella delle reti fognarie e delle reti idriche è qualcosa di essenziale per la zona costiera che debbono essere inserite in una visione più ampia. Quello che abbiamo provato a fare coinvolgendo anche il Consorzio di Bonifica del Basso Volturno, che per troppi anni si è pigliata solo i soldi senza dare nessun servizio, negli ultimi anni ha ripreso a darlo, abbiamo fatto eh, tirare fuori una serie di canali completamente interrati e ripieni di rifiuti, abbiamo provato a immaginare insieme al Consorzio anche come potenziare e come ripristinare alcune canalizzazioni che non esistono più perché per l'abusivismo edilizio ci hanno costruito sopra, bisognerà continuare questo lavoro. Bene, grazie mille ad Antonio Poziello, adesso Arianna Organo, delle tante criticità della fascia costiera noi abbiamo parlato proprio con alcuni residenti della zona e ci hanno Chiesto appunto di parlare proprio di questo, che sì, com come si risolve? La costiera assume praticamente in maniera amplificata tutte le problematiche che sono anche del territorio, cioè del centro, molto trascurate, a noi mancano proprio delle risorse del, degli interventi elementari, prima eh, Bozzillo parlava infatti del, dell'adeguamento per esempio della rete, della rete idrica, sono anni che se ne parla. Parliamo, faremo, diremo, però ad oggi non si può dire ancora che sia adeguata in maniera ottimale la rete idrica, come non è ancora oggi stato fatto un censimento degli immobili abusivi per cui non si può fare nemmeno un adeguamento della rete fognare e degli scarichi abusivi. Non si riesce a parlare ancora dei canali, dei canali che si versano negli altri canali, canali che sono aggiunti ulteriormente ai canali diciamo, ufficiali. Quindi in un adeguamento dei canali, un adeguamento delle foci, abbiamo la foce del Lago Patria che continua a struirsi da anni, che continua a provocare allagamenti. Cioè bisogna intervenire proprio dall'ABC. Una volta intervenuti dall'ABC poi possiamo incominciare a parlare diciamo, di qualcosa che riguarda l'abbellimento e magari guarda. Finora io non ho visto, si parla tanto di spiagge libere, di abusivismo, non siamo stati nemmeno in grado di abbattere i muri. Dei liti privati, cioè non ci voleva niente, è un abuso, è un abuso intollerabile. Sembra una scemenza, ma se non si parte dalle scemenze, se si consente. In fascia costiera è praticamente la terra di nessuno: no? tanti guerrieri che però ognuno pensa per sé, lasciano fare le cose, lasciano fare gli abusi. Magari alcuni di questi guerrieri hanno pure la casa abusiva con lo scarico abusivo. Noi non lo sappiamo, certo è che sappiamo che il l'ago pazzo è un qualcosa che ormai è diventato veramente una bomba ecologica. Da, eh, dal Lago Patria partono gli sversamenti spor abbiamo visto durante il lockdown quello che è successo. Noi, ci manca l'ABC, ci manca l'ABC al centro ancora di più della zona costiera, che è una terra di nessuno che andrebbe adeguato proprio quello che sono le risorse elementari: la rete fognaria per prima, la, la rete idrica sicuramente. Io insisto sull'abusivismo perché la zona costiera è piena di palazzoni, non solo abbandonati, abusivi, sono dei mostri, vanno abbattuti o recuperati e restituiti Tempo alla stato. collettività. Bene, Grazie mille Arianna Ordano, adesso Giuseppe Pietro Maisto di questa faccia costiera, come le risolviamo le criticità? Guardi, io invidio il, il sindaco Pozzillo. Beh, io credo che sia la sua amministrazione sia il fa, il, la, la fascia costiera sia il fallimento più grosso della storia delle amministrazioni comunali. Eh, non so dove eh, questo libro dei sogni lo vuole raccontare, lo immagina, lo vuole sostanziare. Beh, io credo che una parte di questi progetti sono progetti che vengono fuori da passate amministrazioni. Altri sono ancora tutti da definire e sento solo dire. Faremo, diremo, racconteremo, stiamo progettando, abbiamo immaginato. Beh, dimentica di dire che lui, cinque anni, è stato amministratore, è stato il sindaco di questa città. Bene, parliamo con serietà, parliamo di quello che è la fascia costiera oggi. Fascia costiera, io sono d'accordo con l'organo, non è possibile più tenere un mare che deve essere immaginato. C'è quel lungo muro che copre il mare, non ci fa... Eh, deliziare la nostra vista del, del nostro mare. Allora siamo seri, lì bisogna ricominciare da capo, bisogna realmente eh, creare le condizioni affinché quei cittadini non siano più cittadini di Serie B. Noi, io lo dico, devono essere cittadini che devono dare la possibilità a Giuliano di vivere la Coppa dei Campioni, è la parte sulla quale bisogna dare sviluppo, creare eh, turismo e dare la possibilità a loro di sentirsi integrati in quello che è la nostra Giuliano. Partire da questo per cercare di essere tutti insieme di progetti veri, seri, forti, decisi, tenere presente che il Lago Patria è una delle nostre bellezze che non può essere tenuta più in questo, in questo modo. Su questo c'è un vecchio progetto, un progetto che parte dalla provincia di qualche anno fa, di qualche consigliere provinciale di qualche anno fa. Beh, oggi il sindaco dice che è suo, ben venga, l'importante per me è farlo. Se poi il sindaco Pozzio lo immagina di dire, di raccontare che in questi cinque anni è riuscito a fare qualcosa degli altri, beh. Cine da sorridere però lasciamo poi ai fatti quello che accade. Bene, grazie mille anche a Giuseppe Pietro Maisto, manca solo Nicola Pirozzi, delle tante criticità, sicuramente quella forse tra le più impellenti c'è la carenza idrica, ma insomma come la risolleviamo questa zona mare? Sì, la zona costiera è lo slogan per tutte le campagne elettorali. Noi diciamo. Per noi è il centro del programma amministrativo perché quel pezzo di territorio è rimasto praticamente nelle ultime amministrazioni lasciato in un regime di autogestione, io ho coniato questo termine, là mancano tutti i servizi primari, rete fognaria, idrica, pubblica illuminazione, la stessa manutenzione delle strade, delle, del verde pubblico nella zona costiera viene fatta sempre. Ehm, con grande ritardo o con dimenticanza, come se fosse un territorio abbandonato. Un impegno mio è porre l'attenzione proprio sulle manutenzioni ordinarie che noi paghiamo tantissimo nella zona costiera, quindi fornire i servizi di base. Poi ovviamente con i fondi, eh, oggi è passato il ministro provenzano a Giuliano, un bellissimo incontro, dove abbiamo preso impegni, impegni seri per portare fondi e investirli esclusivamente nella zona costiera. Là abbiamo le maggiori risorse naturali, lago, spiaggia, mare, quindi occorre semplicemente avere il coraggio di fare un piano spiaggia coraggioso ma partecipato, partecipato perché non bisogna demonizzare coloro che gestiscono i lidi ma bisogna concertare ovviamente gli abusi dovranno essere eh, abbattuti e chi dice di no ehm, il patrimonio archeologico deve essere mh, rivalutato e soprattutto mh, diciamo mentre eh, gli altri parlano noi abbiamo portato dei risultati fondi eh, della città metropolitana per quanto riguarda il, il sito di Liternum nella parte di nostra pertinenza e la tenuta di Vercadun poi soprattutto vi do una notizia in anteprima noi a febbraio abbiamo fatto presentare una proposta di legge a, a firma del Partito Democratico per l'istituzione, per solo 10 comuni in tutta Italia, l'istituzione delle diciamo, municipalità, se così possiamo dire, e proprio queste per venire incontro alla zona costiera che chiede un decentramento amministrativo. Tempo scaduto, passiamo all'undicesima domanda, sarà ancora una domanda da due minuti perché... Abbiamo parlato in questo confronto di tante cose da fare che ognuno di voi vuole mettere in campo, ma il Comune di Giuliano dovrà accantonare per ben 15 anni ingenti somme per compensare il buco dei cosiddetti residui attivi, dove si trovano i soldi per amministrare la città e per fare ovviamente tutto ciò che avete anche detto questa sera. Vi dico che se ci dite con la lotta all'evasione ci spiegate anche come la farete, inizia Arianna Organo. Allora, infatti, questo è l'argomento diciamo, nostro preferito, perché <ride> poi si sta. sarà il cavallo di battaglia di tanti speculatori politici su questa cosa. Noi, a, noi, a noi ci piace intanto fare l'analisi della realtà, e ci dispiace che questa realtà, probabilmente, già è stato detto da, da alcuni candidati, dovrebbe essere spalmata su tutti i cittadini. Questo debito... In gente così grande che non può essere stato fatto certamente dal vecchietto che non paga la tassa sui rifiuti, ed è stato fatto da società anche appaltanti del comune, ed è stato fatto quindi anche da imprenditori di una certa rilevanza. Noi non riteniamo opportuno lo paghi la cittadinanza. Noi invece riteniamo opportuno che si facciano delle indagini serie, approfondite e che tutti quelli che hanno evaso anche per anni paghino, paghino tutti i loro debiti, chi ha evaso deve pagare, non può pagare sempre la cittadinanza, non è giusto che una famiglia adesso si veda arrivare l'Equitalia a casa per un debito che non è il suo o perché magari non ha pagato una bolletta, noi che paghiamo già le tasse sui rifiuti più alte d'Italia, noi che invece dovremmo avere un beneficio, tra virgolette, di tutto l'inquinamento che abbiamo ricevuto finora e quindi avere una sorta di... Diciamo di recupero, almeno in termini economici, quindi pagare le tasse sui rifiuti almeno più basse, non ce la sentiamo. Noi diciamo che gli evasori vanno pescati, siano essi società, siano essi imprenditori, vanno multati, vanno, vanno recuperati questi soldi attraverso chi non li ha pagati finora perché hanno sottratto servizi alla comunità. Noi riteniamo assolutamente giusto che questo lo paghi tutta la cittadinanza, perché si è, si è parlato di questa cosa, per esempio, anche per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade. La raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade va spalmata sulle tasse dei rifiuti di tutta la cittadinanza non funziona così. Va ottimizzata la raccolta dei rifiuti, i cittadini non possono pagare per quei piccoli e grandi imprenditori che fanno i furbi, vanno a scaricare abusivamente e praticamente prendono favori ovunque risparmiati. Il tempo scaduto, è chiaro che insomma volete far pagare... È dura anche lotta all'evasione, assolutamente Bene. devono recuperare da quelli che hanno evaso Chiarissimo, chiarissimo, così. Maisto, come li recuperiamo questi soldi in bilancio? Guarda, guarda innanzitutto bisognerebbe capire... Cosa hanno combinato con questi soldi? Beh, certamente non lo possiamo dire noi che non siamo lì ad amministrare, su questo credo che il Sindaco, poi ci darà, uh, il sindaco Posillo ci darà qualche delucidazione perché è curioso capire come si è arrivato a questo buco di questa portata. Ovviamente credo che non sia solo negli ultimi cinque anni perché se no il sindaco Posillo sarebbe il record. Di tutte, di tutte le amministrazioni comunali d'Italia, ma credo che ci abbia messo una buona mano per far sì che questo debito potesse essere così alto. Beh, ovviamente bisogna essere chiari e capire bene come è la situazione delle casse comunali. Il mio programma, tutto il mio programma, il programma della mia coalizione non prevede costi che vadano verso le casse del comune. Lo abbiamo deciso di fare così perché eravamo, siamo sicuri, che le sorprese che verranno dalle casse comunali saranno tante. E allora ecco che il nostro programma deve essere esclusivamente finalizzato a proposte che siano a costi zero. Per quanto riguarda quelli che devono pagare, assolutamente chi è evaso deve pagare, le aziende che non sono in regola devono mettersi in regola. Bisogna fare un censimento vero di chi paga e chi non paga, fare una corta politica attenta per capire che se pagano tutti, pagano tutti meno. Allora, attenzione a quello che andremo a fare, attenzione a come lo faremo, ma sono certo che le sorprese che verranno dalle casse comunali per la prossima amministrazione saranno tante, tante, tante. Bene. Grazie mille anche a Giuseppe Pietro Maisso, adesso invece è il turno di Nicola Pirozzi, questa poi è la sua materia, quindi immagino che ne avrà da dire. Prego. Sì, grazie. Allora, ehm, la situazione di eh, Cassa di Giuliano è critica, ma non soltanto nell'ultimo anno. Io ogni anno evidenziavo diciamo, la situazione che mano a mano andava in crisi con uno sfasamento tra eh, gli accertati e gli incassi. Per essere chiari, il Comune di Giuliano accetta uh, molti tributi ma ha una incapacità cronica nell'incasso e questo crea uno squilibrio di bilancio nel lungo andare, avevamo una situazione di cassa nel 2015 di 50 milioni, è arrivata a 10 milioni Io, mh, perché ogni anno l'Atari che pesa in bilancio in misura notevole, mi sembra sui 18 milioni di Euro, ne incassiamo poco più della metà, quindi ogni anno accertiamo un importo che non riusciamo ad incassare. Eh, poi bisogna fare un controllo, come fare? Cioè, non solo una lotta all'evasione e all'elusione, ma bisogna capire come mai dei grossi imprenditori che fanno appalti pubblici non pagano la TARI e la TASI e la TOSAP, e poi diciamo. Eh, vengono tassati sempre i soldi di cittadini virtuosi eh, di Giuliano. Poi occorre fare anche un controllo a tappeto di tutti coloro che vivono, usufruiscono dei servizi, non avendo la residenza, non pagano i tributi. Quindi questo è anche un altro controllo che eh, il Comune deve fare. Poi un altro eh, rimedio potrebbe essere quello di, nel cambio di residenza, una volta esisteva questo, nel cambio di residenza un cittadino che fa il cambio di residenza era, adesso no, obbligato all'iscrizione al servizio. Tari e servizio idrico, invece adesso fai il cambio di residenza, gli uffici non lo sanno e quindi il controllo diventa quindi questo è un fatto proprio pratico lo stesso SUAP, cioè le attività produttive prima erano obbligate a comunicare all'ufficio Tari cioè se non lo comunicavi tu non avevi l'autorizzazione, quindi abbiamo dei commercianti che pagano la Tari, salatissima e commercianti che non pagano niente perché non è previsto più questo obbligo, quindi uno dei primi rimedi operativi per riscuotere ehm, per fare degli esempi pratici bene Grazie mille anche a Nicola Pirozzi, chiudiamo con Antonio Pozziello che è l'ultimo immagino ad aver visto il bilancio del Comune di Giuliano. Il Comune di Giuliano ha chiuso il al 31 dicembre con 14 milioni in cassa, ha una cassa in questo momento di 25 milioni di liquidità e ha chiuso con un avanzo di bilancio di 105 milioni di euro, quindi è un comune che è sano da questo punto di vista e ha accantonamenti per 146 milioni di euro. Il, il famoso debito che è semplicemente un debito tecnico che è frutto di una legge, la 8 del 2020, entrata in vigore nel mese di febbraio, costringe a una revisione di quelli che sono eh, gli accantonamenti e quelli accantonamenti sono in maniera prudenziale. Bisogna dire che siccome noi eravamo consapevoli della difficoltà di incasso, in particolare per la Tari, e in particolare dopo il pensionamento della dottoressa Puca, che è stata una colonna portante dell'ufficio eh, Tributi del Comune di Giuliano, si è deciso nello scorso anno di esternalizzare il servizio Tari apposta per cercare di scovare furbi, furbetti ed altri. Bisogna però dire un'altra cosa, c'è bisogno di essere seri su questo. Il Comune di Giuliano incassa circa il 60% della Tari. La media nel mezzogiorno è di un'evasione superiore al 60%. C'è una, una media nel mezzogiorno di evasione altissima, che è frutto anche di una difficoltà economica di tantissime famiglie e anche di tante imprese, che porta ad evadere i tributi di prossimità. C'è eh, quindi in tutta evidenza una difficoltà che può essere risolta da un lato andando a scovare i furbi, i farabutti che non pagano, quelli che si nascondono, che siano poi ditte che lavorano per il comune o imprese in generale. Ma c'è dall'altro lato da dire che una serie di famiglie la TARI non la pagheranno mai perché non hanno la capacità economica di pagarla, a fronte di costi che di anno in anno aumentano in maniera esponenziale perché lo smaltimento dei rifiuti costa sempre di più perché l'impiantistica che manca fa schizzare verso l'alto i prezzi. E sinceramente l'idea di andare a pignorare i conti correnti a famiglie e cittadini è qualcosa che mi spaventa e che io non avrei mai fatto e spero di non dover fare mai. Bene, grazie mille anche ad Antonio Poziello. Passiamo alla dodicesima domanda e parliamo di ambiente. Questa è una domanda con cui eh, avrete 30 secondi di tempo per rispondere e parliamo di ecoballe. Non potevamo non parlarne. Piano De Luca, inceneritore o tombamento? Qual è la soluzione secondo voi da adottare? Inizia Giuseppe Pietro Maisto. Beh, il piano di Luca, non l'ho capito, quello di realizzare gli impianti al Comune di Giuliano con l'aiuto e con la complicità del sindaco uscente. E questo è questo il piano di Luca, cioè immaginare che Giuliano debba essere l'imbondezzaio ancora della Regione Campania. Guardi, su questo noi saremo intransigenti, perché raccontare frottole non è possibile. Ci siamo ritrovati a raccontare che le coballe non c'erano. Siamo stati lì sul territorio, le abbiamo viste, sono tantissime. Il coraggio di dire che c'è un piano rifiuti e un piano per smaltire Però le rifiuti... Però la coballe, soluzione qual è, secondo lei? La soluzione, la soluzione è quella di creare impianti, non okay. su Giuliano, ma creare degli impianti che possono essere di supporto a quello che è uno smaltimento che va assolutamente fatto. Bene, grazie Maisso. Arianna Organo, come si tolgono quelle coballe da lì? Allora Se, intanto le coballe chiamiamole il tappeto rosso di tutti i politicanti di, di qualsiasi genere e colore sono venuti sul nostro territorio e l'ultimo è stato Salvini, no? Finora sono servite solo a quelli a bruciare, a bruciare per riavvelenarci ancora. L'unica soluzione sarebbe insieme a dei tecnici intanto pensare qual è quella a minor impatto ambientale, qual è quella che meno ci avvelenerebbe. Non è detto che bruciarle sia una soluzione, come non è detto che sia una soluzione tombarle. Certamente De Luco ci, ci ha fatto perdere negli anni la denominazione Assir-Rassin. Noi dei comitati ambientali abbiamo chiesto che diventino di nuovo sito di interesse nazionale. Costa deve prendere in mano la situazione, deve trovare la situazione a minore impatto Tempo ambientale scaduto. prima e poi economico. Tempo scaduto, Antonio Pozzello, collega Balle, che fine Io credo fanno? che le, di Balle noi ne diciamo tantissime, ne ho sentito qualcuna anche prima. Eh, non me ne voglia Peppe che insomma, siamo amici da anni, ma lui era consigliere regionale nel momento in cui il suo amico Caldoro aveva deciso di fare a Giuliano un impianto di termovalorizzazione. Con buona pace di tutti, perché c'era anche una parte del Partito Democratico che era d'accordo, era d'accordo dopo, era d'accordo Giovanna Palma, forse non era d'accordo Nicola Pirozzi con cui avevamo condiviso anche un'opposizione in tal senso. Ma c'era un accordo complessivo per fare un termorizzatore a Giuliano. Le coballe si tolgono in tre modi: o, le, o, le, o, le, o le bruci, o le spacchetti, o le tombi. Io sono dell'idea di spacchettarle e mandarle fuori. Bene. Nicola Pirozzi, queste coballe. Allora, Giuliano necessita in primo luogo di bonifiche e stop ad impianti che abbiamo avuto negli ultimi, negli ultimi anni. Occorre un rapporto costante del comune di Giuliano con la regione Campania e il governo nazionale. Quindi, il Partito Democratico può garantire quella filiera istituzionale da Giuliano fino a Roma, insieme al Movimento 5 Stelle. Per risolvere questo problema, che è uno, di carattere nazionale, non è un problema giulianese. Giuliana ha subito negli anni uno scempio ambientale, ma il governo nazionale e il governo regionale devono uh, porre all'interno dell'agenda nazionale il problema ma delle secondo lei Come si devono smaltire? Si devono diciamo, trasferire fuori, come diceva Sini, okay. su questo siamo d'accordo, però non con l'impianto di spacchettamento okay. a Pondericcio, che è un obbrobio. Chiaro. Allora, volevo avvisarvi che siamo adesso all'ultima domanda, prima poi dell'appello finale al voto, penso era giusto dirvelo, e appunto Maestro Pozziello due l'ultimo diritto prego, di replica prego, da, da poter no, no, prego, utilizzare, prego, prego. No, no, vai, vai, se lo prego. volete utilizzare diciamo, prego, prego. in questo momento potete Ma questo, farlo. Questo allora, Maisto vuole utilizzare... Solo per allora, due ricordare, di tempo ricordare per il a, a, a chi ci ascolta che nel 2007 ci fu una legge regionale nella quale io ero consigliere regionale che c'è stato un emendamento a firma di Stefano Buno e Giuseppe Maisto nel quale veniva e recita così l'emendamento che praticamente il divieto di localizzare nuove siti di smaltimento finali di rifiuti in alcuni comuni della provincia di Napoli. I comuni della provincia di Napoli erano Giuliano in Campania, Villa Ricca, Qualeano e Quarto. Beh, questo emendamento porta anche la mia firma insieme al Consiglio dei Verdi Stefano Buono perché non è che le cose buone le faccio solo io o le fanno solo gli altri, li abbiamo fatti lì con i verdi con i quali abbiamo avuto modo di intercettare quello che era un problema per Giuliano e poi dell'intero dell comprensorio e abbiamo messo un paletto. Questo paletto è me, così come puoi immaginare, fatta la legge trovata all'inganno. Dopo di quella legge qualcuno ha pensato bene di poter creare gli impianti sul nostro territorio. In questi ultimi anni, quelle che sono state le autorizzazioni dell'amministrazione Posillo sono tante e non ultima quello che è l'impianto di rifiuti, dove si è trovata la soluzione che non diventa un impianto finale Beh, quindi la, la soluzione della sinistra è dire ci sono gli impianti ma non un impianto finale perché la parte eccedente quella delle, delle schifoballe come la chiamate Salvini che, che possono dire Salvini ha, ha evidenziato un problema forte qui a Giuliano non è la parte finale di quello dell'impianto, quindi alla fine la sinistra De Luca Poziello, PD, non so chi altri, ha realizzato sul territorio di Giuliano un impianto senza la parolina finale. Beh, che coraggio, che coraggio che hanno avuto. Bene, anche Maisto ha utilizzato il suo diritto di replica. Purtroppo Pirozzi e Organo li avete già giocati boh. in precedenza. No, purtroppo no, altrimenti non la finiremmo più. Però Cotello vuole utilizzare, ho capito bene, vuole utilizzare il suo ultimo Sascha diritto di replica. e eh, eh, nelle allora, sue facoltà. In questo io momento, direi innanzitutto innanzi di, innanzi di partire da una cosa. In questo momento non c'è nessun impianto attivato. C'è cioè, l'impianto eh, pensato. C'è l'impianto pensato. 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 Ci sono... Pensato ci sono, pensato ci sono pensato oh, pensato io non penso a tutto. Abbi... abbi, 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 sì, abbi, abbi Siamo abbi, stati cortecia. buoni a questo... Mi ha fregato un po' di soldi. qualche secondo glielo darò poi alla fine, prego. Noi abbiamo in questi cinque anni rimosso 300.000 tonnellate di ecoballe. È stata completamente svuotata, rimane una sola piazzola, pontericcio, sono state rimosse molte ecoballe anche da Taverna del Re, è stata bonificata la Resit, è stata bonificata Cava Giuliani, su cui c'erano 65.000 tonnellate di ecoballe, sono stati piantati 34.500 alberi su aree inquinate, aree di discarica precedenti. Uh, per quanto riguarda le, le leggi e le leggine e gli emendamenti, uh, come fai a dire che c'è un blocco alla realizzazione dell'impianto se. Caldoro aveva bandito la gara per fare il termovalorizzatore, bisogna essere sei, non ci nascondiamo dietro, dietro al dito. Caldoro era dell'idea di fare il termovalorizzatore, con buona pace di tutti quanti, era una soluzione che per alcuni poteva sembrare giusta. A noi non è sembrato giusto realizzare un impianto di termovalorizzazione e rispetto alla scelta, se assorbirci il termovalorizzatore o fare altri percorsi, abbiamo scelto altri percorsi, non ci siamo Uh, non abbiamo scelto degli impianti, non ci siamo accalorati su soluzioni tecniche, abbiamo preteso che le coballe da Giuliano partissero. Dopo 40 anni, per la prima volta, i rifiuti da Giuliano sono partiti. Per la prima volta dopo 40 anni, con tutte le amministrazioni precedenti, i rifiuti a Giuliano sono arrivati. In questa amministrazione è partita uh, la bonifica delle aree delle coballe, si sono bonificate le discariche, ancora adesso si sta lavorando perché sono partiti i lavori a Masseria del Pozzo, dove. Si aspettava che partisse la bonifica dal 2000, dopo 20 anni è partita la bonifica anche di Masseria del Pozzo. Io credo che vada fatta un'operazione verità e non si possa venire a dire balle, le che di eco non hanno niente, le eco balle sono partite, i rifiuti stanno partendo, poi sediamoci e ragioniamo sulle soluzioni migliori. Ce n'è una migliore di quella prospettata da De Luca, è la nostra, ma non possiamo far finta di dire abbiamo una soluzione quando la soluzione prospettata unica e sola è sempre il termovalorizzatore. Bene, grazie anche ad Antonio Puzzello. Tutti e quattro avete dunque usufruito dei vostri due diritti di replica. Come vi dicevo, adesso eh, questa sarà l'ultima domanda, prima poi dell'appello finale al voto. Domanda anche questa da 30 secondi. Inizierà Nicola Pirozzi: Mura dei lidi a terra si. Sì o no e spiagge libere raddoppiarle sottraendo arenile ai favorevoli o contrario allora, 30 secondi allora, per rispondere io ho parlato prima un piano spiaggia coraggioso ma partecipato ovviamente i muri abusivi devono essere abbattuti eh, di concerto con gli operatori del, del settore ma in modo coraggioso poi eh, occorre per quanto riguarda la, una bella idea noi abbiamo la, il lido della base nato quello dovrebbe essere, noi nel nostro programma abbiamo messo una spiaggia libera di cui il 20%, almeno il 20% è riservato ai disabili. Quindi noi abbiamo una componente all'interno del, della coalizione che ha proposto questo e l'abbiamo accolta all'interno del programma. Chiaro. Antonio Poziello, che cosa ne facciamo di questi lidi e di quel famoso lungomuro? muro? Noi abbiamo presentato una progettazione alla Regione Campania che l'ha eh, recuperato all'interno del master plan Litorale Domizio per l'abbattimento dei muri, la realizzazione di una serie di piste ciclabili, verde attrezzate ed altro. Sono dell'idea che eh, vadano risistemate alcune spiagge libere esistenti per la precisione 3, vada sistemata ulteriormente eh, Piazza Cristoforo Colombo che è già stata appaltata per i lavori. Sull'ex Lidonato c'è un finanziamento regionale, una progettazione consegnata, ne avrete visto girare un po' di foto, quindi siamo già in una fase avanzata, bisognerà recuperare quello scheletro e quella dovrà essere una spiaggia libera, attrezzata per disabili, persone, famiglie normali e tutti quanti gli altri. Bene, grazie Antonio Pozzillo. Arianna Organo, a parte poi il lungomuro, anche aumentare le spiagge libere è favorevole o no? Allora, la spiaggia intanto chiariamo è un bene comune. Quindi per la maggior ragione la visuale e i muri vanno abbattuti. Sarà impopolare perché sai quanti voti portano pure i padroni dei lidi, non mi interessa. La spiaggia e la visuale sono un bene comune, deve restare pubblico. Le spiagge libere si devono alternare a quelle private, possono essere manutenute da disoccupati e da lavoratori del territorio o dei territori limitrofi organizzati in cooperative o attraverso dei progetti. Ci sta la possibilità, si deve fare. Per quanto riguarda il passaggio per i disabili, non facciamo passare sempre le cose della normalità come se fossero fatti eccezionali. Il passaggio per i disabili è una cosa obbligatoria, mm. è una cosa per legge, è una Beh. cosa che non si dovrebbe nemmeno menzionare perché dovrebbe essere di ordinaria amministrazione. Bene, grazie anche ad Arianna Organo. Maisto, qual è la sua allora, idea? Il lungomuro lungo deve andare via. Per quanto riguarda prima. Quello che diceva Posello, devo utilizzare questi secondi per poter dire che sono stati spesi 400 milioni di euro per ripiantare 34 mila piante. Questo è il grande progetto rivoluzionario di Giuliano. Le coballe stanno lì, è inutile raccontare frottole e raccontare di bonifiche che sono inesistenti. Lo ha detto la Boschi l'altra sera qua a Giuliano. 400 milioni però non e mi non sta si rispondendo capito. alla domanda ho specifica. detto il muro basta si deve togliere punto le spiagge libere le spiagge vanno ri riprese e vanno tenute nella debita considerazione bene comune e assolutamente vanno salvaguardate bene Dunque, questa era l'ultima domanda, ma non è finito perché, come vi dicevo, c'è l'appello finale al voto che ognuno di loro farà guardando dritto in telecamera. Prima, però, una brevissima pausa pubblicitaria e poi torneremo qua per la chiusura appunto con l'appello al voto dei quattro candidati sindaco di Giuliano. A tra poco. Cari Campani, cari concittadini, per chi non mi conoscesse. Mi chiamo Antonio Iosef Pennacchio e sono candidato al Consiglio regionale della Campania nelle file del Movimento 5 Stelle. Il prossimo 20 e 21 settembre siamo chiamati tutti a un impegno importante. Vi invito a votare per il Movimento 5 Stelle, vi invito a votare per me per avere una rappresentanza nell'area nord di Napoli che viva e soprattutto combatta in maniera viscerale per questo territorio che da troppi anni ha già dato. Venerdì ci vediamo qui in Piazza Grammici per chiudere la campagna elettorale. Alla del nostro ministro degli esteri Luigi Di Maio e della nostra candidata alla presidenza Valeria Ciarambino. 20 e 21 settembre, scheda arancione, Movimento 5 Stelle, scrivi pennacchio. È tempo di lavoro vero per i giovani. È tempo di città sicure. È tempo di trasporti senza ritardi. È tempo di una sanità senza attese. È tempo di dare voce a chi non ne ha. È tempo di fare grande la campagna, è tempo di cambiare. Novità, coerenza e appartenenza. Novità perché sono uno dei tre nomi nuovi della lista del PD al, al Collegio Regionale. Coerenza. Perché sono sempre stato candidato nella, prima nella file del PDS, poi DS e oggi Partito Democratico. Appartenenza, perché appartengo a questo territorio, ho sempre vissuto qui e qui continuerò a vivere. Molti prevedono un calo significativo dell'affluenza al voto. Il mio appello è innanzitutto a votare. Votate e portate la gente a votare. Il 20 e il 21 settembre, scheda arancione, vota De Luca Presidente, barra il simbolo del Partito Democratico e scrivi porcaro. Giovanni è uno di quelli che vedi camminare per strada sempre a testa alta che immagina il progresso e ne vede già i frutti. È grazie a lui che ancora oggi è possibile cambiare. Tutto quello che dice profuma di giustizia e lealtà. Perché ha un cuore grande così. Ha sempre difeso la nostra terra. Si è sempre battuto per gli ultimi. Infaticabile, di quelli che non si fermano mai, di quelli che la giornata dura 25 ore. So che è diverso, vede oltre. Io lo conosco, di Giovanni ti puoi fidare. Perché lui è sempre dalla parte giusta. La tua, la tua, la tua. Eccoci, siamo ormai al rush finale di questo confronto fra candidati sindaco di Giuliano. Abbiamo veramente eh, parlato di tutto e di più, e soprattutto ovviamente di quelle che sono le criticità di questa città. Però. Uh, come vi dicevo prima della pausa, adesso è il momento di un appello al voto, ognuno dei quattro candidati avrà due minuti per rivolgersi ai propri elettori, agli indecisi, a chi insomma non ha ancora capito o deciso chi voler votare per questa tornata elettorale, che ricordiamo si vota domenica 20 e lunedì 21 settembre fino alle 15.00. Abbiamo effettuato un nuovo sorteggio eh, per stabilire l'ordine di chi dovrà iniziare e terminare questo appello al voto. Stavolta inizia Antonio Poziello che ha due minuti di tempo per fare il proprio appello agli elettori della città di Giuliano. Prego Antonio Poziello. Cinque anni fa abbiamo ereditato dalla gestione commissariale una città allo sbando, una città che stava letteralmente sprofondando su se stessa una città dove i cumuli di rifiuti si raccoglievano col bobcat all'interno della città, dove la, la sera c'era copri, il coprifuoco al tramonto, dove eh, le piazze erano il deserto dei tartari, lo chalet era il regno dei bulli, dove il mare non era balneabile, i lidi sequestrati, spiaggia, la spiaggia di Piazza Cristoforo Colombo, l'unica spiaggia libera della città, ingombra di tre tir di, eh, di rifiuti ingombranti e di calcinaci. In questi cinque anni abbiamo lavorato per restituire dignità a questa città, per recuperare i fondamentali, per mettere mano al risanamento del sottosuolo, alle, a provare a realizzare e a progettare strada, marciapiedi, illuminazione e fogni e intanto abbiamo cominciato a costruire la città per i nostri figli. Abbiamo realizzato parchi, abbiamo... Potenziato giardini, abbiamo recuperato la villa comunale, lo stadio, l'Antares, il, il palazzetto dello Sport e contemporaneamente cominciato a programmare e progettare stanziando le risorse la Villa Comunale a Via Madonna del Pantano, il parco a Via Ripuaria, i parchi giochi a Piazza Cristoforo Colombo e nella Palazzina in A Casa di Via San Vito. E così anche a Camposcino. Abbiamo stanziato il 27 dicembre 17 milioni dei fondi europei del PIX per la riqualificazione urbana, sbloccato 26 milioni. Di, di 27 milioni di euro per le reti fognarie in zona costiera: fatto un lavoro di Uh, recupero progettazione perché questa sia una città accogliente e vivibile. Intanto ci siamo inventati feste, ci siamo inventati spettacoli, abbiamo fatto uh, un museo virtuale, abbiamo portato gente a Giuliano, abbiamo fatto rivivere il centro della città e fatto ripartire un distretto turistico particolare e importante che è quello del mare. Bisognerà continuare, c'è cioè bisogno ancora di progettare, programmare, investire, c'è cioè bisogno di continuità, c'è cioè bisogno di ripartire subito. I sette mesi di blocco col commissario sono stati tanti, sono stati troppi, bisogna ripartire subito e c'è bisogno di chi sappia dove sono i problemi, dove sono le soluzioni, dove sono i progetti e dove sono le risorse. Bene. Grazie mille ad Antonio Poziello per questo appello finale al voto. Adesso è il momento di Giuseppe Pietro Maisto, due minuti di tempo. Prego. Beh, la, la prima cosa credo che Antonio Poziello possa fare l'assessore alla fantasia e alla bugia di ogni amministrazione comunale. Sarebbe un bel ruolo da dargli per le cose che racconta, io non me ne sono mai accorto di Giuliano di questo cambiamento. Ebbene, io la prima cosa devo ringraziare e accolgo l'appello per ringraziare i miei candidati, i miei 240 candidati che con me ci stanno mettendo la faccia ogni giorno in questa competizione elettorale. Hanno accettato e hanno aderito al programma elettorale senza nessun tornaconto, senza nessuna promessa, senza nessuna... Idea diversa da quella di affrontare un programma, quindi un mio grazie di cuore va a tutti quanti coloro in questo momento partecipano con me in questa rivoluzione cortese. E poi io credo che bisogna essere chiari, io due cose farò subito se dovessi essere eletto, la prima sarà quella di, eh, di dare la indennità di sindaco e di metterla a disposizione di ragazzi per lo studio. Io voglio fare in modo che queste somme vengano date ai ragazzi che hanno bisogno di poter studiare e di poter arrivare a compimento dei propri studi. L'altra cosa è quello che chiedo, è quello che dico, è quello che mantengo. Se in tre anni non dovessimo riuscire in quello che, questo progetto rivoluzionario di rivedere Giuliano, una città di 130.000 abitanti, beh, andremo a casa. Non abbiamo bisogno di poltrone, non abbiamo bisogno di restare lì, perché noi siamo seri, siamo corretti e diciamo le cose che vogliamo fare. E poi, lasciatemelo dire, io ho visto stasera ancora una volta la sinistra che litiga, litiga tra loro, è colpa del comune, è colpa dell'area metropolitana. Beh, sono due facce della stessa medaglia. Lo ricordava prima Pozzillo. I rifiuti qua vengono da tanti anni. Beh, io mi ricordo che probabilmente è iniziata quando c'è stata l'epoca Girlini, sempre centro-sinistra, sempre sinistra, sempre rifiuti. Beh, questo dobbiamo assolutamente evitarlo e dobbiamo fare in modo da superarlo. Bene, grazie mille anche a Giuseppe Pietro Maisto per il suo appello al voto. Adesso invece è il momento di Nicola Pirozzi. Sì. Prego, si rivolga agli elettori di Giulia. Sì, eh, grazie. Eh, io ho avuto la fortuna di essere il candidato sindaco del Partito Democratico e di otto liste, tra cui il Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo creato un percorso nato all'interno del partito dove c'è stata una grande discussione sui temi e quindi ringrazio il segretario, la segreteria, il, il direttivo e tutta la classe dirigente che ha puntato in massa su di me un percorso che è nato all'interno del partito, non come il... Um, candidato maestra la cui candidatura è venuta dall'alto rispetto a, uh, le altre, uh, a coloro che hanno fatto comunque una battaglia in, in Consiglio Comunale insieme a noi, quindi uh, noi rappresentiamo il centro-sinistra a Giuliano, il Partito Democratico e perché bisogna votare questa coalizione? In primo luogo i cittadini devono vedere mh, se negli ultimi cinque anni sono stati bene, io penso di no, anzi ne sono sicure e mh, mh, vedo proprio l'affetto delle persone quando vado a chiedere il voto, i candidati mi chiamano e dicono su di te c'è una convergenza uh, di tantissime persone per la stima professionale e personale perché in politica cerco di mettere i valori umani insieme a quelli uh, politici e soprattutto l'esperienza che ho fatto in Consiglio Comunale, in città metropolitana dove abbiamo portato dei risultati tangibili al nostro territorio e dove l'incapacità amministrativa ha portato a perdere 10 milioni di euro, quindi si fantastica su progetti, sempre per, mi sembra di ritornare a cinque anni fa, dove il mercato che è frutto, quindi il mercato è rimasto abbandonato, il libero, le spiagge e tutto il libero, invece tutto è uguale. Quindi, mi sembra una riedizione del 2015, noi abbiamo, possiamo garantire quella filiera istituzionale che parte da Giuliano e arriva in Europa grazie al governo giallorosso PD 5 Stelle e le altre sei liste civiche che sono coraggiosamente al nostro fianco e quindi ringrazio tutti i 236 candidati. Grazie. grazie mille anche a Nicola Pirozzi. In chiusura, l'unica donna di questa tornata elettorale. Due minuti per rivolgersi agli elettori di Giuliano: perché dovrebbero votarla? Allora, intanto, noi abbiamo già dato un segnale preciso, non ci siamo alleati con nessuna delle coalizioni che esistono e coesistono in questo momento. Non riteniamo che questa sia la forma giusta per fare politica. Intanto vi svelo un segreto. Si riesce a fare politica anche senza salire in poltrona. Noi siamo da dieci anni a fare politica sul territorio con dei signori che adesso si candidano a sindaco. Abbiamo provato a parlare di collocazione dei disoccupati sul territorio, abbiamo provato a parlare di ambiente, abbiamo provato a parlare di scuola, di cultura, abbiamo provato a fare delle proposte che avrebbero portato un progresso. Nessuno si è mosso. Stare all'opposizione non significa non poter intervenire. Anzi, l'opposizione a volte può essere anche una forza politica molto, molto disturbante, se così come dice il sindaco Pirozzi che secondo lui c'è stato un governo devastante, un, governo, un mal governo da parte del sindaco Pozzillo. Non mi piace incolpare, la realtà è quella che si vede, io dico solo ai cittadini quello che si vede. Per quanto riguarda il sindaco di destra mi diverte che sentire che ancora parlare di sinistra e di destra in queste coalizioni che non hanno fatto altro che diluire no? il concetto di linea politica di un partito. Che significa? Che cosa significano tutte queste messe insieme? Che cosa è una a destra, dove stava la Lega, Fratelli d'Italia, tutti questi partitini che si sono messi insieme quando noi parlavamo di lavoro, quando noi parlavamo di progresso, quando noi abbiamo parlato di buoni libro. non hanno mai fatto, la stragrande maggioranza di questi candidati che oggi si presentano alle elezioni. Non ha mai fatto politica attiva: la politica attiva si fa soprattutto lontano dalle elezioni. Questa è una cosa che dovete sapere e dovete imparare. Noi adesso non vinceremo perché non abbiamo i numeri per vincere. Sicuramente abbiamo dei contenuti, li abbiamo sempre avuti. Continueremo ad averli. Continueremo in questa campagna per dire che la politica per esiste si fa, si fa soprattutto quando non si è seduta in poltrona, troppo comodo. Che poi abbiamo visto tanti consiglieri anche seduti in poltrona, manco niente sono stati in grado di dire in 4-5 anni. Come se non esiste dei fantasmi. Allora noi ci auguriamo che chiunque prenda in mano le redini di questo paese faccia il bene di questo paese. Sicuramente noi vi possiamo garantire che, qualsiasi sia il risultato di potere al popolo, quello che facevamo prima faremo anche dopo e cioè Tempo la lotta scade. per i diritti dei cittadini. Bene, come dicevamo in apertura, la lotta è dura ma non, non ci fa, fa paura. paura ad Arianna Organo il tempo a nostra disposizione è terminato questo confronto fra candidati e sindaco di Giuliano termina qui noi speriamo di aver soprattutto offerto un servizio alla città di Giuliano, agli elettori in modo tale che possano votare in maniera consapevole domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre e speriamo di aver offerto anche un servizio ai quattro candidati così che eh, insomma questa sera si sono fatti conoscere meglio dalla cittadinanza e hanno esposto qual è la loro idea di città. Io li ringrazio nuovamente per la fiducia che hanno riposto in Teleclub Italia. Noi abbiamo provato a fare eh, tutto il possibile per organizzare questo confronto. Ci stiamo lavorando da settimane, da mesi invece per questo studio televisivo nuovo. Tra voi quattro c'è il prossimo sindaco della città di Giuliano a cui spetterà un arduo compito che è quello di governare la terza città della Campania. E lo ripeto, la terza città della Campania che forse troppo spesso non ha l'attenzione che merita. Speriamo però che si cambi passo e che possa veramente tornare a splendere eh, questa città. Io nuovamente ringrazio voi quattro per essere Grazie stati benvenuto. qui Grazie. con noi. Ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito in tantissimi, sia in TV che sui nostri social network. In bocca al lupo a voi quattro e, soprattutto, buon voto a tutti i nostri telespettatori e i nostri eh, concittadini della città di Giuliano. Grazie mille e buonanotte. cari campani, cari concittadini, per chi non mi conoscesse mi chiamo Antonio Iosef Pennacchio e sono candidato al Consiglio regionale della Campania nelle file del Movimento 5 Stelle. Il prossimo 20 e 21 settembre siamo chiamati tutti a un impegno importante. Vi invito a votare per il Movimento 5 Stelle, vi invito a votare per me per avere una rappresentanza nell'area nord di Napoli che viva e soprattutto combatta in maniera viscerale per questo territorio che da troppi anni ha già dato. Venerdì ci vediamo qui in Piazza Grammici per chiudere la campagna elettorale. Alla del nostro ministro degli esteri Luigi Di Maio e della nostra candidata alla presidenza Valeria Ciarambino. 20 e 21 settembre, scheda arancione, Movimento 5 Stelle, scrivi pennacchio. È tempo di lavoro vero per i giovani. È tempo di città sicure. È tempo di trasporti senza ritardi. È tempo di una sanità senza attese. È tempo di dare voce a chi non ne ha. È tempo di fare grande la campagna, è tempo di cambiare. Novità, coerenza e appartenenza. Novità perché sono uno dei tre nomi nuovi della lista del PD al, al Collegio Regionale. Coerenza. Perché sono sempre stato candidato nella, prima nella file del PDS, poi DS e oggi Partito Democratico. Appartenenza, perché appartengo a questo territorio, ho sempre vissuto qui e qui continuerò a vivere. Molti prevedono un calo significativo dell'affluenza al voto. Il mio appello è innanzitutto a votare. Votate e portate la gente a votare. Il 20 e il 21 settembre. Scheda arancione. Vota De Luca Presidente. Barra il simbolo del Partito Democratico e scrivi porcaro. Giovanni è uno di quelli che vedi camminare per strada sempre a testa alta. Che immagina il progresso e ne vede già i frutti. È grazie a lui che ancora oggi è possibile cambiare. Tutto quello che dice...